Voi datemi la parola. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno a Federico Pizzarotti di cui abbiamo sentito la voce per primo e buongiorno a tutti i nostri ospiti che sono degli sportivi oggi del mondo della vela, del surf e dell'apnea. Tra poco ci raggiungerà anche Alessia Zecchini, campionessa mondiale di apnea. E buonasera anche a tutti gli altri vecchi e cari amici, Rossella Moroni, Monica Frassoni e Alessandro Fusacchia che tra poco anche lui ci raggiungerà. Siamo qui connessi con Agora Europa per il nostro 34esimo evento della serie, il quarto questo, Acqua come frontiera, per parlare di acqua, per parlare di Europa e di cittadinanza, dando delle visioni anche da oltreoceano, ad altri confini, e in particolare oggi per parlare di ecologia, di sostenibilità, di tutto ciò che è la nuova rotta verde. E lo facciamo io personalmente, anche il sindaco di Parma, da Parma, quindi cederei la parola fin da subito a Federico Pizzarotti che ci ha seguito già dal 2019 con il progetto di Carta 2020, che ricordo essere un progetto per una carta dei beni pubblici europei che abbiamo presentato al Parlamento europeo, qui a Parma durante un festival, la 3 giorni, finanziato dalla Fondazione CariParma e dalla Lude per questo progetto bellissimo di Parma che è Think Big, e poi anche alla Camera dei Deputati in cui eravamo insieme anche a Rossella, a Monica, eccetera. Quindi ti darei la parola per dirci perché questa nuova rotta deve essere green dal tuo punto di vista. Ma allora, sono diciamo, tanti anni che a livello di amministrazione locale, che è quello che facciamo ogni giorno, proviamo a tenere questa rotta, cosa che non è semplicissimo. Quindi teniamoci in questi paralleli, come dire, di navigazione. Tenere la rotta rispetto alle aspettative, alle ambizioni e anche alla fine, come dire, all'agire quotidiano anche dei cittadini non è così semplice. In questi anni penso che sia montato, anche grazie a tutto il tema Friday for Future, una sensibilità rispetto al parlare di quello che vuole dire avere un minore impatto ambientale, un diverso impatto ambientale, e dico parlare perché quando poi misuriamo tra quello che si dice, quando è bello parlarne, e quello che si fa, c'è sempre purtroppo un grande abisso. Io sono sempre fortemente realista, come chi mi conosce lo sa. Quindi oggi abbiamo inaugurato, ad esempio, una pista ciclabile nuova, grazie alle nuove norme, perché teniamo anche conto che la pandemia ci ha portato tante cose brutte e alcune cose positive legate alla mobilità sostenibile, quindi il fatto di con delle norme più snelle poter tracciare piste ciclabili in un modo più agevole. Noi abbiamo fatto delle piste ciclabili assolutamente nuove e la gente si è lamentata perché si è stretta la carreggiata. Allora, ci capiamo che con dei commenti che non mi sto a ripetere rispetto al fatto del dire sì, ma noi poi ci abbiamo la coda, cosa ce ne frega della pista ciclabile? Più o meno, ve la riassumo in modo elegante. Allora, il tema è fare gli amministratori oggi cercando di non farsi influenzare, ma tenendo la barra dritta, vuol dire attraversare questo tipo di resistenze, perché ci sono inevitabilmente, per provare a cambiare, io dico molto più lentamente di quanto non sembra, la coscienza generale. Ad esempio, noi abbiamo fatto, perché si parla anche d'acqua, e io dico anche quindi di qualità e del non inquinamento delle falde. Noi abbiamo ristrutturato un ex canale, una volta Parma era attraversata dai canali, come tante altre città, un canale navigabile, chiuso, intombato tanti anni fa. Abbiamo fatto un investimento di 1,5 milioni, come dire, invisibile, tra virgolette, per intercettare più di 500 scarichi in questo canale di acqua dolce che veniva utilizzato come fogna, non in modo abusivo, semplicemente in un modo storico, stratificato nel tempo. Qualcosa, io dico sempre, che durante le campagne elettorali nessuno ti chiede, cioè nessuno dà importanza alle fognature, alla qualità dell'acqua, alle perdite dell'acquedotto, mentre tutti pensano di dare importanza a cose più visibili, ma ritengo non necessariamente più importanti. Allora, fare l'amministratore locale oggi in un contesto del genere vuol dire, di recente, adesso guardando Rossella, mi viene in mente, siamo quasi nelle prime 5 posizioni in tutte le classifiche legate alla qualità degli investimenti nelle scuole, quando tante volte in Italia vediamo, come dire, tristemente anche, crollare o rendere inagibili delle scuole. Noi le abbiamo prese, che non avevano neanche il certificato di prevenzione incendi praticamente, e oggi le stiamo portando in un piano ventennale,
ad essere tutte adeguate dal punto di vista sismico, energetico e qualitativo. Allora, anche questo in un piano che i cittadini certe volte non percepiscono, paradossalmente percepiscono più l'opera nuova che non hanno mai visto rispetto alla manutenzione legata alla sicurezza e al non spreco di risorse. Allora io colgo l'occasione per dire che l'importante è veramente il cambio culturale, non ideologico, non strumentalizzato. Io non sono così convinto, dirò una cosa in controtendenza, che necessariamente, come dire, la protesta condannante sia lo strumento migliore, passatemi il neologismo, sia lo strumento migliore per coinvolgere le persone normali, perché non vogliono sentirsi additate come, come dire, i delinquenti, gli assassini e quelli che se ne fregano, ma semplicemente vanno lentamente coinvolti nel cambio delle abitudini, in un modo anche forzato. Io credo molto, no, nella spinta gentile, un altro tipo di approccio, no, a livello mondiale, del fatto che un po' ti spingo, se aspetto solo che ti attivi da solo, forse aspetteremo in eterno. Se io pian pianino ti tolgo lo spazio alle auto, alla fine ti obbligo un po' ad andare in bicicletta, prendo le lamentele dei monopattini dagli anziani che non capiscono che il monopattino è uno strumento nuovo. È vero, c'è chi all'inizio ne abusa e ci gioca, ma poi sai che passano 6 mesi e la gente si abitua. Ecco, allora io parlando, come dire, del nostro contesto, che è un tassello, comunque le città sono un tassello di una visione più globale, serve avere una categoria di amministratori dico lungimiranti e che non badino alla protesta del giorno dopo, perché proteste ce ne saranno sempre, gente che si lamenta e anche certe volte che esagera anche dal punto di vista ambientale, fatemelo dire, ci saranno sempre, ma serve tenere un passo, magari più lento di quello che servirebbe, dico anche, ma inesorabile, perché invece lo stop and go penso che sia la cosa più negativa, l'accelerazione il fermarsi. Adesso potrei citare Greta, poi è arrivato la pandemia, va bene, ma tutti entusiasmati, facciamo le marce. Io, come dicevo ai giovani, non cercando di risparmiare di niente della mia città, da una parte facevano le marce perché il venerdì è anche bello stare a casa da scuola, e poi li vedevi la pensilina davanti alle scuole buttare le lattine nel fiume. Ecco, allora, secondo me, ovviamente non tutti, non voglio generalizzare, ma serve una coscienza veramente personale. L'accelerazione e poi il fermarsi e dimenticarsi del tema, poi tornare a parlarne magari perché succede qualcosa di eclatante, penso sia la cosa più sbagliata. Quello che chiederei a questo governo, in realtà l'ho chiesto a tutti gli ultimi governi, e posso dire che da Galletti in poi non mi sembra che sia cambiato molto. Costa potremmo dire che forse ha fatto due leggi interessanti, ma rispetto alle aspettative di far chissà cosa non mi sembra di aver visto molto. Poi magari avrò visto male, ma non mi sembra. Quindi serve in realtà una risposta, che non so se arriverà dai super tecnici che abbiamo oggi, che vada in questa direzione. Secondo me la plastic tax era, e l'ho sempre difesa, invece un'ottima strategia, ma tutti hanno avuto paura di dirlo, e perché le lobby in senso positivo, non lo dico in senso negativo, cioè il cartello del dire ci guadagno meno e alla fine vela meno, diciamola, è servita a fermarlo. Se noi vogliamo limitare, comunque la leva economica è una leva aziende che chi acquista. Quindi serve una direzione lenta, costante, inesorabile per raggiungere l'obiettivo. Chiudo, noi a Parma abbiamo già fatto un piano sia comunale che provinciale, abbiamo anche tante aziende che ci servono, cioè che ci seguono, di carbon neutrality al 2035-2040. Che non so quanti comuni e territori in Italia abbiano fatto, sinceramente, anche la Regione Emilia-Romagna, oggettivamente in questo senso è lungimirante, ma serve che ci sia consapevolezza. Se lo chiede ai cittadini, non sa neanche che l'abbiamo fatto. Invece, deve essere un tema su cui ci sentiamo tutti, nel piccolo, dalla lattina all'industria, coinvolti in prima persona. Non credo, diciamo, al santone, credo più alla persona normale che chiude il rubinetto quando si lava i denti. Grazie mille.
Grazie mille, e ci tenevo a farti un'altra piccola domanda, comunque queste sono cose che dice anche per esempio Jonathan Safran Foer nel suo libro We Are the Weather, cioè i cambiamenti dovrebbero essere piccolissimi a livello individuale oltre che di gruppo senza aspettare sempre che sia necessariamente la politica a cambiare il mondo e fare ognuno un pochino da sé. Agora nasceva come consorzio diciamo di accademici e di attivisti a Columbia e alla Sorbona, che nasce come questo progetto strano, transatlantico, un po' oceanico, e poi ci siamo ovviamente stabiliti e radicati anche qui a Parma e io, vabbè, ormai ci conosciamo tutti, però non mi sono autointrodotta, sto facendo un postdoc a Maastricht, ho fatto prima un dottorato alla Sorbona e a Columbia, e ritorno come straniera, diciamo quasi, in questa città, che è la mia città dove sono cresciuta, e dove, sì, dove sono nata, e scopro che per la prima volta il greto del torrente Parma è stato ripreso dai cittadini. Abbiamo questa sorta di oasi verde. Però Che è pensi? qui, se volessi Che dire, tornando agli ambientalisti, io dico dell'occhione, fatemelo dire che non sapete le battaglie che ho fatto. Io avevo un progetto, perché poi quando guardi Bolzano, le capitali europee, tutti creano dei percorsi ciclopedonali, no? Comunque di facile accessibilità anche in termini proprio, in termini di inclusività, perché adesso ci sono delle rampe spontanee. Vivere anche un parco naturale, per definizione, che è come dire, il greto del torrente Parma, nel nostro caso, che ha anche degli scorci molto belli. Che bello, la gente lo usa. Ecco, invece ho della gente che mi scrive e mi dice: no, deve essere un parco naturale, impedite alla gente ad andarci. Ecco, io purtroppo a questo tipo di approccio non sarò mai d'accordo, perché secondo me non va solo osservato come se fosse una teca in cui lo guardo da lontano. Per sentirmi parte e tutelare il paesaggio, devo sentirlo anche mio e devo anche viverlo in un modo adeguato, che non lo vada a snaturare, ma non può essere come dire, noi tuteliamo tutti e voi dovete uscirne. Ma sì, è anche viverlo, io dico, in un modo adeguato. Quindi per dire, no? Voi lo vedete dicendo che bello, la gente lo usa e io vi potrei fare leggere la lettera del no, parco fluviale, mandate fuori tutti. Ecco, io penso che se non usciamo da questa logica, io dico anche un po' perversa, del ci sono i super saggi dell'ambiente e gli altri non capiscono niente e lo vedono, lo devastano, non riusciamo a creare coinvolgimento. Sembra una cosa elitaria e la cosa elitaria allontana chi deve fare realmente il cambiamento, cioè la stragrande totalità delle persone. Io non credo né che il politico cambierà tutto con una legge, la bacchetta magica, ma neanche che siano pochi a indicare la strada. Serve incamminarsi. Allora, per incamminarsi serve, lo dice la parola, come dire, un gruppo di persone, non solamente chi indica la strada con la mano. Quindi, bello l'esempio, assolutamente calzante. grazie mille, no, io ero molto stupita e molto, sì, trovo questa cosa molto bella e penso che, insomma, come ci insegneranno e ci diranno anche oggi coloro che vivono il mare un po' tutti i giorni, è proprio questo scambio fra l'ambiente e la persona singola e il gruppo che dovrebbe essere messo in primo piano per questo cambiamento di rotta. E darei con questo la parola a Rossella Moroni, parlamentare della componente parlamentare ecologica, ex presidente Sai Legambiente, che ci segue da tanto e che seguiamo da tanto. E anche a te per dirci come andare verso questa nuova rotta incamminandoci, appunto. Io sono molto d'accordo sul fatto che deve essere una rotta collettiva, no? C'è un vecchio proverbio africano che dice: se vuoi andare veloce vai da solo, se vuoi andare lontano invece vai in gruppo. E credo che sia questo un po', il segreto. C'è bisogno di un cambiamento che abbraccia tutta la società, io dico anche tutto l'arco costituzionale, nel senso che fino a quando, come dire, non ci sarà su questo un linguaggio comune, sarà complicatissimo diciamo, far vedere quel cambiamento necessario nella società italiana. E penso però che i pesi siano naturalmente diversi, nel senso che poi sicuramente i cittadini, i comuni cittadini possono fare moltissimo.
I cittadini italiani hanno dimostrato una disponibilità al cambiamento, devo dire, molto più forte di tanti pezzi della politica italiana, perché noi viviamo in un paese in cui fino a pochi anni fa, fino a una decina d'anni fa, comunque il possesso dell'automobile era quel rito tribale che trasformava il ragazzo in un uomo, cioè non eri un uomo se non acquistavi un'automobile. Adesso, cioè, i ragazzi di oggi non vedono nel possesso dell'automobile, come dire, una necessità, inderogabile, non vivono come una sfiga andare in giro in bicicletta, anzi. E quindi è per questo, come dire, dovresti piano piano con la decisione politica fare spazio a questi nuovi stili di vita che le persone sono disponibili a mettere in atto. Ma fino a quando le città italiane sono, come dire, disegnate, progettate, vengono vissute con un predominio totale, che è quello delle quattro ruote, è chiaro che è evidente che non c'è spazio. E così come la partecipazione dei cittadini serve tantissimo a mettere in campo quei processi necessari per questa rotta green. Lo dico perché, come dire, il Movimento 5 Stelle ha vinto le elezioni in questo paese con lo slogan Zero Waste, che era un libro, diciamo, di Paul Connett, famoso guru americano. Peccato che se uno leggeva il libro di Paul Connett c'era una parte abbastanza importante in cui spiegava che per fare zero waste c'è bisogno di tantissimi impianti per riutilizzare i materiali della raccolta differenziata, no? E quindi qui si passa un po', diciamo, dagli slogan e poi invece alle oggettività. E devo dire che a proposito di rotte, il mare racconta bene quanto è insostenibile il nostro modo di vivere, di produrre, perché il mare poi non nasconde, no? Nasconde solo le tragedie umane, quelle dei tanti migranti che provano a salvarsi, a costruire una vita diversa, in questa parte di mondo, ma, invece per quanto riguarda i rifiuti e l'insostenibilità, diciamo, tutto quello che noi gettiamo in mare torna indietro e chi vive il mare in prima persona è un, come dire, io questa verità del mare l'ho imparata dai pescatori perché 20 anni fa, direi 20 anni fa, sì, la Lega Ambiente faceva una campagna molto molto bella che parlava di pulizia del mare, anche lì a proposito, no, di luoghi aperti o chiusi. Lì si trattava di creare nuove aree marine protette e noi della Lega Ambiente dicevamo non possiamo proteggere le aree marine protette con il filo spinato perché nessuno ci deve entrare, cioè devi tenere conto del fatto che tu vuoi proteggere un ambiente naturale spettacolare, ma in quell'ambiente naturale ci sono anche i pescatori, per esempio, e quindi loro non possono diventare un nemico, devono diventare degli alleati e ti possono raccontare tantissime cose di quei luoghi. Spesso hanno un amore puro, no, rispetto ai luoghi e diciamo c'è un confronto che è stato difficilissimo, ma è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Queste assemblee con i pescatori. Che poi a un certo punto all'epoca il Ministero delle Politiche Agricole fece un progetto grazie ai fondi europei in cui i pescatori con i pescherecci della Lega Pesca portavano i SUP della Lega Ambiente a ripulire i fondali. Ora, come vi potete immaginare, le prime giornate a bordo c'era un po' di tensione, ecco, diciamo così. Però invece da quell'esperienza nacque come dire, una capacità di trasformazione davvero eccezionale per quanto riguarda il contesto. Io mi ricordo Porto Cesareo in provincia di Lecce, beh, insomma, la prima volta che arrivammo con i furgoni della Lega Ambiente ci arrivarono i pomodori addosso, ma non come metafora, veramente. Invece iniziamo questo progetto e quel progetto, che era un progetto pilota, si trasformò poi in una cooperativa di pescaturismo. I pescatori impararono che la presenza di un'area marina protetta aumentava a dismisura la quantità di pesce, le dimensioni dei pesci che venivano pescati. E forse noi ambientalisti, anzi sicuramente, abbiamo imparato che c'era un modo di amare la natura e di parteciparla che non necessariamente atteneva solo agli ambientalisti, insomma, no? E che ci si sentiva meno soli a fare quella battaglia anche con punti di vista diversi. Ma io dico anche con una legittimità data dal fatto che quelle persone appartenevano a quei luoghi, cioè ne erano, come dire, un motore pulsante. E quindi credo molto nella partecipazione, nella trasversalità, nelle alleanze,
però voglio continuare a credere in una politica che poi decide in maniera invece radicale, che non vuol dire estremista, ma con la chiarezza, perché guardate, noi abbiamo fatto, adesso vedo che si è collegato il collega Alessandro Fusacchia, noi abbiamo creato questa piccola componente. Che si chiama Facciamo Eco, lavoriamo in particolare su due temi, l'ecologia e l'economia, e ci occupiamo tantissimo anche di formazione, perché crediamo che in questo momento sia molto importante appunto dire veramente che cos'è la transizione ecologica. Noi ieri abbiamo presentato in aula un emendamento in cui, diciamo, vabbè, una roba un po' complicata di riorganizzazione dei ministeri, in cui abbiamo detto, beh, ma noi sappiamo che ogni anno in Italia 19 miliardi di soldi pubblici delle cittadine e dei cittadini finiscono a finanziare attività altamente inquinanti. Non lo dice Rossella Muroni, lo dice un catalogo ufficiale fatto ogni anno dal Ministero dell'Ambiente. Ci dite che volete tagliarli, ce lo dite da anni. Noi vogliamo una roadmap, cioè vogliamo fissare dei paletti, delle modalità, un accompagnamento, perché non può diventare conflitto sociale, ma non può nemmeno diventare un grande esercizio di ipocrisia. Perché appunto in questa mia breve esperienza parlamentare io ho capito che la politica alla fine è dove metti le risorse economiche. Lì capisci dove vuoi spingere il paese. Fino a quando i soldi pubblici finiscono in attività che inquinano, noi possiamo anche, come dire, raccontarci il Green New Deal, tutto quello che volete. Allora, io non voglio affamare nessuno, ma vogliamo iniziare a fare una roadmap di trasformazione dell'economia in cui le imprese, le aziende, le accompagniamo, perché Federico Pizzarotti prima raccontava la vicenda della plastic tax. Siamo stati in pochissimi a difenderla, anche perché oggettivamente non era scritta benissimo, ma soprattutto non c'era stato quel processo di accompagnamento sociale, perché io gli imprenditori che producono plastica in Italia li sono andata a incontrare in Piemonte e mi hanno detto: guardi, noi sappiamo che il futuro è quello, cioè noi non è che pensiamo di poter produrre plastica per i prossimi 20 anni, lo sappiamo che il futuro è quello, che bisogna abbandonare la plastica, bisogna trasformare l'economia, ma non riusciamo a sostenere questa trasformazione con questi ritmi, perché voi, Stato, ci avete dato dei finanziamenti con Industria 4.0 solo pochi anni fa e non ci avete detto che dovevamo con quei soldi acquistare macchinari compatibili per smettere di utilizzare il PET, diciamo la plastica vergine, invece utilizzare la bioplastica. Quindi fateci, cioè è una discussione che guarda le difficoltà in maniera empatica, cioè cerchi secondo me di farti carico delle difficoltà dell'altro e trovare una via partecipata, una transizione giusta in cui la politica deve essere radicale nella coerenza che esprime, però se la politica poi, come dire, spesso è piena di contraddizioni, è complicato fare le lezioni agli altri, no? Basta vedere tutta la vicenda dei vaccini, cioè sarebbe più semplice alla gente chiedere il lockdown se avessi messo in campo una campagna di vaccinazioni che teneva la sfida rispetto alla richiesta di sicurezza da parte dei cittadini e delle cittadine. Quindi sicuramente una grande sfida collettiva, però ci vuole anche tanta coerenza, radicalità, non nel senso di estremismo. E io dico anche, entusiasmo, scusami Caterina, la dico così perché guardate che è veramente una grande sfida di trasformazione ed è una sfida generazionale. Non a caso le 500.000 imprese italiane che negli ultimi 5 anni hanno investito in sostenibilità ambientale non solo sono cresciute più delle altre, non solo stanno ri ri rispondendo meglio alla crisi economica, quindi dimostrando più resilienza, ma spesso sono guidati da donne e da giovanissimi, spessissimo da under 35. È una coincidenza? Io non credo. Grazie a tutte e a tutti. Grazie mille Ross, e dato che chiudi così, ci tengo a dire che noi abbiamo un team, ma in realtà neanche volutamente, soltanto di under 35, tutte donne, tutto il femminile, quindi passerei la parola per continuare il nostro dialogo, questa diciamo agora con quei surfisti in primis, immagino che ci sia chi tra i politici dice ma perché sono in un parterre con tutti questi surfisti, stivalisti, e questi apneisti e viceversa, però noi pensiamo appunto che bisogna fare queste connessioni un po' bizzarre, un po' originali per poter andare avanti verso quella rotta insieme. Quindi passerei la parola a proposito del nostro team a Roberta Davino.
Caterina, dico una cosa, io saluto e Sì, basta. assolutamente. Scusatemi che ho incastrato due robe, quindi ci tenevo a salutarmi prima di scollegarmi. Grazie mille dell'invito, ciao a tutti. Grazie mille Federico, a presto. Ciao. Ok, grazie Caterina. Allora, buon pomeriggio a tutte e tutti. Come sapete, il tema centrale dell'incontro di oggi, ovvero la sfida climatica, è estremamente attuale, richiede indubbiamente un impegno unitario da parte di tutti i paesi, ma anche a livello locale e individuale, come hanno giustamente sottolineato il sindaco Pizzarotti e la deputata Muroni. E questo tanto vero che l'Unione Europea pone questa sfida al centro della propria agenda politica, e ne sono un chiaro esempio l'iniziativa Next Generation EU e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in Italia. D'altro canto, la vastità che caratterizza il tema dell'emergenza ambientale pone anche la necessità di considerare gli impatti che questa può avere su altre questioni centrali nelle agende politiche internazionali, come ad esempio quella sulle migrazioni. L'evento di oggi, come da tradizione di Agorà, come diceva Caterina prima, si propone di coinvolgere personalità provenienti da vari ambiti per avere diversi punti di vista, dato che crediamo che soprattutto una tematica così complessa e vasta come la sfida climatica vada affrontata con uno sguardo quanto più ampio possibile. Lascio quindi ora la parola a uno dei nostri ospiti sportivi, che è Vincenzo Ganadu, che è un surf artist sassarese. Nelle sue opere rappresenta chiaramente la sua terra nativa, la sua passione per il surf, e oggi abbiamo la fortuna di poterlo vedere all'opera in diretta. Prego, Vincenzo. Ringrazio. Io, mentre sentivo chiaramente tutti i discorsi dei colleghi presenti a questa riunione, ho cominciato a dipingere chiaramente una scena oceanica perché siamo in tema. Molto spesso mi capita di partecipare a delle live painting con anche bambini e ragazzi in diversi ambiti. Soprattutto nelle spiagge raccogliamo le plastiche, le microplastiche, molto spesso in condivisione alle live painting, le inseriamo in alcune parti delle mie opere. Adesso vi mostro un piccolo bozzetto che un po' riassume, diciamo, questo concetto. Io su queste opere inserisco qua l'inquinamento, quello che è, diciamo, ciò che non dovrebbe esserci, però purtroppo c'è, e attraverso un gesto anche un po' così radicale, spiego ai ragazzi, alle nuove generazioni, bisogna avere rispetto e cercare di pulire gli ambienti e soprattutto utilizzare dei materiali che si possono riciclare, non monouso. Questa è una di quelle opere che fanno parte di una serie legate al plastic free. Ti ringrazio. Grazie mille Vincenzo, e io darei la parola, che per la prima volta nostro ospite, ad Alessandro Più, surfista con 7 titoli almeno nazionali, quindi un grande, vedo Matte che fa sì, poi Matte sentiremo anche te. E, sì, insomma, l'idea di questa serie, Alessandro, è di parlare dell'acqua come frontiera. Tu ovviamente surfando viaggi, vedi qual è la situazione delle acque, dei nostri mari, dei nostri oceani, in lungo e in largo per il mondo, quindi hai una prospettiva decisamente più insomma, diversa e più ricca della nostra. Quindi, cos'è per te il surf, ma che attraverso il surf cos'è per te l'acqua? Allora, diciamo che questo cambiamento drastico che c'è stato nel mare, io l'ho subito, l'ho notato, diciamo, circa 10 anni fa, quando mi trovavo a Bali, in Indonesia, mentre stavo surfando fuori dalla barriera corallina, e a un certo punto è arrivata proprio una serie di plastica in tutti i metri dell'acqua. Quindi dal top dell'acqua fino alla base, come un branco di buste di plastica. Mi ricordo che avevo cominciato a sentire tanto prurito perché non so cosa ci fosse lì in mezzo, e lì non avevo mai visto una situazione del genere. Sono dovuto uscire dall'acqua perché era veramente impossibile stare a surfare in acqua. La plastica si attaccava nel laccio della tavola, nel leash, era impossibile perché faceva come da zavorra, e poi comunque era una situazione dove sentiva proprio malessere e comunque prurito alla pelle. E lì mi sono reso conto che c'era qualcosa, ancora non se ne parlava tanto di questo problema, però mi ero accorto appunto viaggiando, perché ho viaggiato per il mondo da quando sono piccolo, per il surf, tra gare, comunque
voglia di girare video in posti remoti, comunque di girare il mondo. Ho potuto assistere a questo che magari a scuola non me l'avrebbero insegnato, e ora mi rendo conto che questo problema è diventato 100 volte maggiore, e io penso sinceramente che per cambiare questa situazione la mia idea è che si parta appunto dalle nuove generazioni, quindi che vengono sensibilizzate moltissimo a scuola, e infatti quello che diceva Vincenzo di avvicinarsi appunto ai ragazzi, ai giovani, e spiegargli anche in modo simpatico qual è la differenza tra il mare pulito e il mare sporco, appunto secondo me la cosa migliore è proprio partire dalle basi, cioè la nuova generazione, e dare invece ai più grandi delle regole, perché come abbiamo visto noi ci adattiamo molto alle regole, ci adattiamo moltissimo alle regole. Scusate un attimo, ok. Perciò dare delle regole molto ferree, come fanno in altri paesi, come in Australia, dove appunto chi sgarra deve comunque o pagare, eccetera. Quindi diciamo che la gente ha paura, anche se non comprende molto bene quale sia la motivazione, quale sia appunto la gravità di semplicemente buttare la plastica in spiaggia o in giro per strada, non se ne rendono conto. Quindi, però sono due cose diverse, però che devono partire secondo me dall'alto, in modo tale di poter da una parte i più giovani sensibilizzarli e istruirli a diventare persone migliori nella nuova generazione, e invece i più grandi appunto a seguire delle regole che fanno bene a tutti, perché alla fine è una cosa a 360 gradi, quindi per me è questa l'idea, diciamo, per un qualcosa di più immediato per quanto riguarda risolvere un minimo, cominciare a ragionare sulla soluzione, secondo me. Grazie mille Alessandro, e speriamo che tu rimanga con noi per la discussione dopo. Do subito la parola a un altro Alessandro che si è sconnesso per poi connettersi alla camera, Alessandro Fusacchia, che ci segue da tanto tempo, che saluto. Ciao Alessandro, diamo la parola al volo, direi, tanto ci conosciamo già. Sì, buonasera a tutti. A parte che trovo molto scorretto, Caterina, che tu mi dia la parola dopo un artista e un surfista, cioè è complicato reggere il confronto. Come diceva Rossella, prima Muroni, qui abbiamo un'agenda molto particolare che viene spesso anche purtroppo improvvisata, e stiamo votando la mozione sulla scuola. Quindi a proposito di giovani e nuove generazioni, cioè stiamo votando un testo, e sentite purtroppo anche un po' di rumore di sottofondo perché chiaramente sono colleghi che stanno intervenendo, è una mozione sulla scuola importante perché vuol dire che è un atto con cui il Parlamento impegna formalmente il governo a fare delle cose sulla riapertura delle scuole e sulle scuole. Perché ve lo cito? Perché quando voi sentite parlare dei politici, dei parlamentari, dei sindaci, ovviamente noi siamo sempre tentati di ragionare sull'offerta di cose. L'offerta di nuova politica, l'offerta di nuovi servizi, l'offerta di nuove regole, no? Che sia dalla politica agricola, la concorrenza, i trasporti, la scuola, siamo sempre a spiegare, come dire, quali sono le regole del gioco che vorremmo vedere, che vorremmo portare. Quindi sul lato dell'offerta, ecco, io credo noi abbiamo tutti insieme, a partire dalla politica, ma non solo, ovviamente, bisogno di ragionare sulla domanda, cioè qui per costruire un mondo diverso, non abbiamo solo di creare nuove regole, ma ce l'abbiamo abbastanza cittadini, cittadine, abbastanza nuove generazioni che chiedono un paese diverso, che chiedono un mondo diverso. Io penso di sì, ma penso pure che vada molto stimolato e incoraggiato tutto questo. Quindi bisogna, anche noi che siamo, come dire, per mandato ci abbiamo di occuparci del lato dell'offerta, dobbiamo essere a disposizione di tutti per stimolare molto di più la domanda, cioè fare in modo che si costruiscano dei percorsi, soprattutto nelle scuole, nelle università, soprattutto con le giovani generazioni, perché instilliamo questo desiderio e questa domanda di un mondo completamente diverso. E guardate che nel mezzo della pandemia questo diventa doppiamente importante. Noi in questa mozione che stiamo per votare fra poco stiamo scrivendo che ovviamente c'è un disagio psicologico, c'è un disagio emotivo, c'è un disagio di socialità, non parliamo del disagio degli apprendimenti. Tutto questo è fondamentale recuperarlo, e quindi ci sono tante cose che stiamo cercando di spingere il governo a fare, nelle mille difficoltà che sappiamo tutti, ma c'è una questione di fondo. Noi tutti insieme dobbiamo dire alle nuove generazioni che questo disagio non solo noi lo vogliamo affrontare per farli tornare a una situazione di semi-normalità in un mondo che non era un gran bel posto per un sacco di persone, quello di prima, francamente, ma che c'è la possibilità di costruire una cosa spettacolare, nuova. Cioè dobbiamo dirgli che non solo riusciranno e riusciremo a uscire da questo periodo di grande difficoltà,
ma che dopo saranno la generazione che probabilmente per decenni avrà una straordinaria opportunità di costruire, ricostruire, inventarsi delle cose nuove, dei paradigmi nuovi, e che noi li accompagneremo. Io credo che questo sia il messaggio, poi al di là di tanti dettagli più importanti che dobbiamo dare. Oggi lo stiamo dando sul tema centrale, che ovviamente è tutto quello che ha a che fare con la sostenibilità, declinato sull'acqua, declinato sull'inquinamento, declinato tutte le cose che Rossella ha detto, che gli altri hanno detto e che conoscete meglio di me. Però credo che questa chiave di intervenire sullo stimolare, l'innescare dentro i giovani e nuove generazioni, un senso, una voglia di riscatto per il fatto che non sono la generazione sfigata che è dovuta crescere e attraversare il Covid, ma sono la generazione che nelle mille difficoltà, stremata, letteralmente stremata, sarà aiutata a essere quella che guida la costruzione di un mondo diverso, perché comunque la frattura è totale. Quindi non ci sono più scuse, non sarà più possibile nemmeno volendo far finta che non sia successo qualcosa di straordinario, per cui a un certo punto riprendiamo più o meno a fare come succedeva prima. E quindi che questa frattura in realtà è una frattura su un movimento semilineare, seminerziale, che a un certo punto si interrompe. E quindi tutto quello che noi possiamo fare e dobbiamo fare, come si concretizza questo in poche azioni concrete? Noi come facciamo eco in questa mozione che è fatta di 15 punti, fatta da tutta la maggioranza, vi risparmio gli aneddoti divertenti su come si fa una trattativa per arrivare a un testo così, perché sarebbe, come dire, divertente, ma non abbiamo tempo, però ci abbiamo tenuto a metterci pochi punti nostri che stavano nella nostra mozione, chiedendo che fossero dentro, e ne cito solo due. Uno, le mense scolastiche, l'educazione alimentare, cioè noi parliamo dei giovani, parliamo di le cose che ci stiamo dicendo, qui abbiamo un enorme problema di educazione alimentare, di qualità del cibo nelle scuole, quel tema lì si regge con tutto quello che ci stiamo dicendo. Secondo punto, e chiudo su questo, Caterina, l'ultimo punto di questa mozione, vi invito a leggerlo appena l'abbiamo approvata nei prossimi ore, nei prossimi giorni, parla di svolgere l'educazione civica ambientale all'aperto, nei parchi archeologici, nelle oasi, nelle riserve naturali. Cioè, io quando ho fatto la scuola, allora, non so giovanissimo, nemmeno vecchiottissimo, insomma, diciamo, ecco, sono i miei primi 40 anni, mi ricordo che, e vengo da Rieti, quindi una piccola provincia come il resto d'Italia, francamente, io ho fatto la scuola senza uscire da scuola, un'aberrazione negli anni Ottanta, funzionava così, andava pure più o meno bene. Poi sono arrivato a 18 anni e mi sono detto, mio, da grande che voglio fare? E quando mi dicevano, segui il tuo talento, segui quello che ti piace, io dicevo, ma che ne so che mi piace? Cioè, a 18 anni sono stato solo seduto a un banco di scuola. Quindi, esperienza diretta, fare cose che si fanno con le mani, toccare le cose fuori con le mani. Noi abbiamo bisogno di fare educazione civica ambientale fuori, di fargli fare esperienza diretta, non solo perché fa bene alla salute in questo periodo, ma perché è così che si capisce qual è il mondo di cui ti devi prendere cura, come te ne puoi prendere cura, come recuperi socialità e tutto il resto. Scusate il pippone, ma io mi sono dovuto sorbire il pippone di un sacco di colleghi oggi, quindi mi volevo sfogare con voi questa sera. Grande Ale, grazie. Grazie ad Alessandro Fusacchia, soprattutto per aver sottolineato la tragicità delle problematiche dei giovani e dei giovanissimi di oggi in epoca post-Covid e quindi della necessità di mettere in atto delle soluzioni concrete. E adesso lascio la parola a Monica Frassoni, che è un'altra personalità politica fondamentale della italiana, che è stata europarlamentare dal 1999 al 2009 e dal 2013 presiede il Consiglio di Amministrazione del Centro Europeo d'Assistenza Elettorale, una fondazione privata no profit creata nel 2010, che ha l'intento di realizzare progetti, infine di realizzare progetti di assistenza elettorale in tutto il mondo. Quindi prego Monica. Grazie, buonasera a tutti e sono molto contenta di essere qui con voi stasera, prima di tutto perché, come ha anche detto Rossella prima, il fatto di avere così la possibilità di almeno vedere ed ascoltare delle persone che io non sapevo nemmeno esistessero, cioè come i surfisti artisti, è già di per sé un enorme privilegio del quale veramente vi ringrazio molto. Ed essendo io una appassionata velista senza alcun senso del vento, cioè ognuno di noi ha il suo talento, io quello non ce l'ho, sono estremamente, non sono invidiosa, ma sono proprio contenta, ecco, di avere avuto questa possibilità di avere questo contatto, anche se in questo modo orribile, insomma, in questo modo, diciamo così, non particolarmente fisico, di entrare in dialogo con queste persone che sono appunto non soltanto giovani, ma anche si sente da quello che loro dicono la passione del mare che condivido anch'io, anche
se, ripeto, senza avere nessun talento, proprio zero. Infatti la mia unica esperienza di surfista è il fatto di dover sempre tornare a riva con la vela smontata a nuoto, perché appunto non sono capace di vedere, di prendere il vento. Ma insomma, a parte queste cose che sono poco interessanti, volevo dire che il tema della rotta green, è stato detto prima, è qualcosa che può essere preso solamente insieme, ma la cosa più bella è il fatto di prenderla insieme essendo consapevoli di poterla prendere insieme, nel senso di essere ognuno di noi nel suo luogo, nella sua possibilità di azione, andando tutti verso la stessa direzione o verso una direzione coerente. E il fatto di dovere o potere andare tutti verso una direzione coerente significa che a un certo punto bisogna incontrarsi, che a un certo punto bisogna essere consapevoli di qual è il ruolo che ognuno di noi ha. E credo che questi incontri possano servire anche a questo. Io, per esempio, mi occupo appunto, oltre che di elezioni in paesi un po' scalognati, anche di efficienza energetica e di transizione ecologica, da un livello qui, dall'Unione Europea, da Bruxelles, e devo dire che una delle cose più belle che io ho fatto anche nella mia carriera politica è stata quella di mettere insieme delle vertenze, delle ambizioni, delle necessità che apparivano sul territorio e cercare attraverso il sistema di regole, attraverso il sistema finanziario, attraverso il sistema di consapevolezza che esiste qui, di dare una mano, che è esattamente quello che adesso ho descritto Alessandro e quello che anche di cui ha parlato Rossella. Quindi una delle cose più importanti secondo me da sapere per quanto riguarda la transizione, anzi più che transizione, la trasformazione ecologica che ci aspetta, è che ognuno di noi ha qualcosa da fare. E credo che il tema delle regole sia un tema fondamentale, ma senza le risorse adeguate per mettere in atto, senza la partecipazione dei cittadini e senza anche una capacità di comprendere se stessi come parte di questo processo, chiaramente non ce la faremo. E vorrei fare un esempio che ha a che vedere giusto appunto con l'acqua. Voi non so se lo sapete, ma a livello europeo è stata introdotta qualche anno fa una possibilità di presentare una legge di iniziativa popolare, che è un meccanismo che in teoria doveva essere estremamente positivo per l'opinione, per le persone, insomma per attivarsi, per fare appunto delle proposte di legge in Europa, che è molto più difficile di quello che sembra, ma quella che è riuscita è una iniziativa popolare sull'acqua, sul diritto all'acqua, e questa ha portato all'adozione non più tardi di qualche mese fa di una nuova regolamentazione, una nuova direttiva appunto sul diritto all'acqua potabile, sulla necessità di migliorare in modo assolutamente che non ha precedenti la qualità dell'acqua di rubinetto, per farne una risorsa non soltanto disponibile ma anche di grande qualità, e quindi diminuire in modo corrispondente la pressione sull'acqua, sulle risorse dell'acqua, e anche impedire tutto questo spreco di bottiglie, acqua minerale eccetera eccetera, che sono uno dei temi anche molto più molto complicati da bloccare, o comunque sono tra le cose ambientalmente dannose di cui parlava Rossella prima. Quindi credo che questo sia semplicemente un esempio che non avrebbe mai funzionato, perché c'era ovviamente nell'aria l'idea di modificare e di rafforzare questa legislazione che esiste dalla fine degli anni 90, ma senz'altro non ci sarebbe assolutamente stata la volontà politica senza questa grande spinta a livello popolare. In questo momento ci stiamo attivando anche con Rossella su un'altra iniziativa popolare sulla questione della carbon tax, con il fatto che quando si produce CO2 bisogna tassarla e magari togliere le tasse dal lavoro e da altre risorse che sono molto più importanti da preservare, anche questa iniziativa dei cittadini europei sta cercando di coinvolgere veramente tante persone, da enti locali a cittadini, alle scuole eccetera eccetera, e ha appunto come obiettivo quello di arrivare a questo milione di firme in 7 paesi europei
per fare in modo che ci sia una legislazione che vada in questa direzione. Ovviamente voi mi direte, ma queste cose sono estremamente complicate, così. Ok, ma partono sempre da una volontà dei cittadini che vogliono e possono fare cambiare assolutamente le cose. Quindi questa era giusto una piccola riflessione per dire che questa rotta non è già predeterminata, potrebbe andare tragicamente male, potremmo arrivare in ritardo, potremmo trovarci davanti a delle situazioni di catastrofe, le possiamo evitare, quindi diamoci da fare tutti insieme, chi a partire dal surf e chi a partire da un ufficio qui a Bruxelles. Grazie mille Monica, ti saluto tanto anche perché come Alessandro e come Rossella sei stata con noi appunto fin dagli inizi e fin da questa stesura di Carta 2020, della Carta dei Beni Pubblici Europei, di cui l'acqua decisamente fa parte, no? Anzi no, come bene pubblico globale direi. E sempre parlando di acqua, passerei invece la parola, che ci raggiunge per la prima volta, io ne sono molto contenta, ad Alessia Zecchini, che è campionessa mondiale di apnea, e che ha avuto anche il merito non soltanto di tutti i record che hai fatto in tutte le discipline dell'apnea, ma anche di far conoscere l'apnea, che è uno sport, è una disciplina non necessariamente molto diffusa, no? E tu ci insegni anche, come ci insegnavano altri apneisti prima di te, che l'apnea insegna proprio il processo di adattamento del corpo, del movimento al pianeta, all'ambiente, all'acqua circostante. Sì, diciamo che l'apnea mi ha insegnato in questi anni veramente tantissimo. Ovviamente in primis a conoscere il mio corpo, infatti a consapevolezza delle mie capacità e ovviamente il rispetto per l'ambiente, perché facendo uno sport a contatto con la natura veramente sempre, diciamo che negli anni ho potuto vivere in prima persona, come diceva anche Alessandro, appunto quanto i nostri oceani stiano pian piano morendo, perché io a differenza magari sua vedo tanto quello che c'è sott'acqua, e mi rendo conto anno dopo anno quanto meno pesce ci sia nei posti in cui magari sono tornata gli anni successivi, e di quanto i coralli veramente stiano morendo. L'esperienza un po' più scioccante che ho avuto è stata in Colombia, e vedere come già alcune popolazioni stessero costruendo case da parecchi anni con il corallo. Questo ci fa capire che ne è morto e ne sta morendo sempre e sempre di più. Sulla spiaggia c'erano montagne di corallo bianco morto. Diciamo che dobbiamo fare qualcosa adesso, perché non c'è più tanto tempo. Cioè, l'oceano è veramente il polmone del nostro pianeta, non è soltanto le varie foreste, che ovviamente sono indispensabili, ma l'oceano è veramente indispensabile. E non è soltanto un problema di plastica, certo è un grandissimo problema, ma il problema è ovviamente anche il surriscaldamento globale. Come dicevi, questo mio sport in automatico ci insegna ad adattarci, il corpo si adatta a tutto, a scendere a più di 100 metri senza nessun problema, se lo si fa naturalmente. Allo stesso modo dovremo adattarci un po' anche alle condizioni in cui viviamo, magari riducendo l'uso dell'aria condizionata durante l'estate appena fa caldo. Diciamo che il corpo si adatta, siamo fantastici, possiamo sudare, possiamo utilizzare vento, cioè, ventilatori, ma magari cercare di non variare l'ecosistema, cercare di veramente di adattare il nostro corpo semplicemente a quello che ci circonda, ammirare la bellezza che c'è sia sulla terraferma che sott'acqua. E come appunto diceva Alessandro Fusacchia, sicuramente l'esperienza in prima persona è la cosa più importante. Perciò, oltre a educare i ragazzi a scuola, dargli magari veramente una paschera e due pinnette, e fargli rendere conto di quanto è bello ciò che è successo sott'acqua, perché così io mi sono innamorata del mare. Quando da piccola mi hanno regalato degli occhialetti a 3-4 anni, ho visto quanto fosse stupendo il mondo sottomarino. Beh, penso che tutti i bambini, se lo vedessero, capirebbero che devono rispettarlo e amarlo. Grazie mille, sì, sarebbe bellissimo, e spero che anche tu resti per la discussione dopo. E a proposito appunto di questi processi di adattamento, c'era chi ci diceva che la barca è un microcosmo, no? Quindi darei la parola ad Albi Riva, che è minista, navigatore, che ha cominciato una stagione, quella delle regate di quest'anno, benissimo, vincendo primo con Bogi, che salutiamo tanto, come salutiamo Giovanni Soldini, che citavo prima. È cominciato a Puntala, hai vinto, ti stai preparando, sei in barca in questo momento e ti stai preparando per la Mini Transat. Quindi anche tu. Scusate, posso interrompere un attimo? Sì. Io devo andare, però vi ringrazio moltissimo per avermi chiamato per questo incontro. Voglio fare i complimenti a Vincenzo, che sta facendo un super quadro nel mentre, bellissimo. Se lo vendi, mi sa che te lo prendo, è troppo bello.
Grazie Ale. Vi saluto tutti, Matteo, Winky, tutti quanti, Alessia, tutti quanti, grazie. Grazie a te. Mi raccomando, andate così. Ciao ragazzi. Ciao, grazie a te. Ciao. Sì, Alvi, dicevo, hai vinto la regata Puntala, cominciando benissimo insieme a Boggi la stagione delle regate di quest'anno, e ti prepari per la Mini Transat. E hai in questo senso un punto di vista privilegiato sull'acqua sia del Mediterraneo che dell'Atlantico. Raccontaci un po'. Sì, in questo momento sono a bordo del mio barchino, perché tra due giorni partirò per la prossima regata, la più importante del campionato italiano, il Gran Premio d'Italia, e io non voglio dire tante cose perché qua ci sono un sacco di esperti di tantissimi settori. Io posso riportare un po' la mia esperienza marina, e quello che vi dico è che io continuo a incontrare, cioè ogni giorno incontro almeno 4, 5, 6 oggetti di plastica galleggianti, e alcuni anche grossi e pericolosi, perché queste barche vanno anche abbastanza forte, e se lo prendi sono grossi e duri, a parte questo, che poi vabbè, se si rompe la barca rischi di affondare, ma questo è poco importante. Il problema è come diceva Rossella Morioni, diceva, tutto quello che butti in mare ti torna, e secondo me è interessante quello che diceva anche Alessandro Fusacchia sulla questione, dicendo facciamo educazione ambientale nei parchi, ma io rilancerei, diciamo, mandiamo i ragazzi a vedere più che il parco bello, pulito, il parco ecologico, andiamoli a fare vedere quali sono le conseguenze delle nostre azioni. Quindi andiamo su un peschereccio e vediamo quanta plastica è stata pescata, per esempio, e lì ti rendi conto di dove stiamo andando. E comunque in barca cioè, secondo me è un'esperienza molto importante, perché tu tutta la spazzatura che fai te la tieni fino a quando non ritorni a terra. E questa cosa ti insegna tantissimo a limitare veramente i tuoi consumi, e secondo me è la cosa un po' quella più facile che possiamo fare tutti quanti, cioè veramente pensare a ridurre i consumi, smettere di comprare cose nuove, essere disposti a spendere un po' di più per un prodotto che dura di più. Un prodotto che non deve attraversare due oceani per arrivare da noi, perché il mare è pieno di porta container che poi ogni due per tre, avete visto il disastro dell'Evergreen eccetera, cioè, che poi vabbè non ha perso container in mare, almeno mi sembra, però cioè, navi che perdono container in mare succede in continuazione. Quindi il cambiamento viene da ognuno di noi, e se ognuno di noi fa una piccola parte, si responsabilizza e cerca di fare un pochino, prendiamo tutti la stessa direzione e andiamo, insomma, ci mettiamo sulla rotta green. Ci mettiamo fuori rotta, ma sulla rotta giusta, va così. No, tra l'altro si diceva all'inizio, ti ricordi, si diceva che le plastiche si ritrovava soprattutto nel Pacifico, adesso basta uscire dal Golfo di Spezia e appunto, come dicevi te, c'è pieno, quindi il cambiamento avviene per piccoli passi per ognuno. Sì, esatto, cioè, bisogna responsabilizzarsi ognuno. Ok, cosa posso fare oggi per, cioè, ne ho veramente bisogno? Io per esempio adesso, io come presidente della classe Mini, che è questo tipo di barca di 6,5 metri, che in un certo senso sono anche abbastanza nella direzione giusta, perché è una classe calmierata, sono barche molto piccole,
Poi vabbè, certo, è uno sport, è un agonismo, certo che nel senso i consumi ci sono, ma anche per dire sto spingendo per fare, mettere una grammatura minima sulle vele, così non le devi cambiare dopo 6 mesi, ma ti durano 2 anni. Com'è la chiave è consumare meno? Sicuramente, è la cosa più facile che uno può fare, poi dopo bisogna introdurre delle regole per imporre alle persone di farlo. Anche. Grazie mille Albi, e se rimani con noi ne discutiamo dopo. Mi viene in mente quello che mi diceva prima Alessia, che il mare ci unisce tutti appunto, ed è questa un po' l'idea. E anche l'idea della serie che stiamo facendo. Con questo passare la parola, adesso parlavi anche in realtà di pesce prima, passare la parola a Luca Marsaglia, che lavora per Global Fishing Watch, che è un ONG che ha sede negli Stati Uniti, e però ha anche promosso un'iniziativa molto bella in Nicaragua che si chiama Casa Congo, di cui ci racconterà. E in particolare Luca vorrei che parlassi di questa maniera un po' nuova, un po' originale ma importante di coniugare il mondo della ricerca, quello delle policy, rispetto alla pesca soprattutto, ma con una dimensione e una visione sempre legata e che fa sempre focus sulla dimensione locale del community based. Grazie. Grazie Caterina e buonasera a tutti. Intanto posso dare una breve introduzione di quello che è Casa Congo e mi riallaccerò alla tua domanda. E Casa Congo è un movimento che è nato da giovani ragazzi italiani e nicaraguensi e ci occupiamo di conservazione a base e scopo comunitario e operiamo nella costa del Pacifico del Nicaragua e l'idea del progetto è di spingere la conservazione ambientale dal basso, quindi dalla comunità stessa, invece che dall'alto, quindi con delle regole e delle restrizioni. E a tutti gli effetti siamo una scuola e abbiamo 4 programmi principali e sono quelli dell'agroecologia, dove i temi principali sono quelli della rigenerazione del suolo e della sovranità alimentare, un programma di costruzione sostenibile dove lavoriamo con il bambù, che è un materiale locale ed organico, e poi un programma di community che per i surfisti abbiamo una scuola di surf per i ragazzi locali. Abbiamo ricevuto una donazione di 40 tavole da una comunità di surf nicaraguense e canadese, a Tofino, per chi conosce, abbiamo portato giù 40 tavole, e, certificato 2 istruttori e c'è una scuoletta di surf per i ragazzi del posto. E infine c'è il programma di conservazione, che è quello di cui mi occupo personalmente, essendo un biologo marino, e lavoriamo e in quest'area protetta di Chacosente, che è un posto bellissimo, è una delle uniche 7 spiagge al mondo dove c'è l'annidazione massiva delle tartarughe marine, e significa che in una notte sola possono arrivare fino a 10.000 tartarughe, però essendo un sistema sociale ed ecologico ci sono anche diversi conflitti con la popolazione locale. Quindi vi è il bracconaggio delle tartarughe e delle loro uova e ovviamente anche l'inquinamento delle varie comunità circostanti. E, sulla stessa spiaggia c'è l'esercito con gli AK-47 e questo nel passato ha portato a tanti conflitti con la comunità stessa. E un po' riallacciandomi al discorso di Rossella Muroni, il nostro lavoro vuole invece proprio lavorare con la comunità stessa attraverso dei programmi, invece che cercando di spezzare quel filo spinato che viene nell'area protetta. Quindi noi abbiamo lavorato tanto con la popolazione locale, soprattutto con le scuole, creando dei vivai per le tartarughe e incentivando anche ai ragazzi stessi all'andare nell'area protetta, perché quando siamo arrivati la prima volta 4 anni fa, e la maggior parte degli studenti non era mai stata in quest'area protetta proprio perché era un posto un po' proibito, di nuovo, protetto da questo filo spinato. E allo stesso tempo, riallacciandomi a quello che mi chiedevi della ricerca, i nostri programmi vogliono essere informati da ricerca e da pubblicazioni e dati scientifici.
E stiamo lavorando tanto con la pescheria locale, i pescatori locali, perché c'è un grosso problema della cattura delle tartarughe. Abbiamo ricevuto un finanziamento da National Geographic per fare un programma di ricerca con i pescatori stessi e per capire delle soluzioni, sia a livello di chiusure temporali o proprio a livello di attrezzi, cioè modifiche ad attrezzi di pesca con loro, con i pescatori stessi. E quindi, insomma, credo che ad oggi in queste tematiche ambientali ci sia bisogno di una grossa collaborazione tra tutti i diversi attori, quindi sia dalla scienza che dal governo, che da attivisti e che da popolazione locale stessa. E quindi sì, riallacciandomi poi a quello che diceva, hanno detto sia Alessandro che Alberto che Alessia, credo che ci sia un grosso bisogno di educazione, cioè ripartire dalle nuove generazioni e far vivere in prima persona a persone quello che è l'ambiente, perché conoscendolo poi ci viene anche voglia di proteggerlo, di preservarlo e di prendere iniziativa e di battersi per l'ambiente stesso. Di prendere iniziativa, infatti. Molto bello, secondo me è molto, molto bello quello che fate con Casa Congo. Ti ringraziamo un sacco, Luca, per aver partecipato e parteciperai sicuramente, rinvieremo inviti ad altri eventi. Tanto vedo che Albi ha cambiato location. Voi tra l'altro abbiamo un amico in comune che è Mambo, che non ci ha raggiunto questa volta, ma chissà in futuro. Quindi se non vi conoscete ancora, conoscetevi. E con questo passo la parola a Roberta per passare la parola a Matte. Grazie, Kate. Allora, Matteo Nani è presidente di Sons of the Ocean, un'associazione con base a Livorno, che Matteo ha deciso di fondare perché è da sempre amante del mare e della natura. E inoltre, lui, come altri ospiti di oggi, è uno sportivo, ha praticato il nuoto a lungo, se non sbaglio, e oggi continua comunque a fare surf. Prego, Matteo. Ciao a tutti, sì, sono principalmente ormai un fallito del nuoto, diciamo. No, vabbè, ho fatto tanti anni di agonismo, poi ovviamente era il mio sport principale che andava di pari passo con l'amore per il mare, tramandato di famiglia ovviamente. E a 9 anni ho iniziato a fare surf insieme al nuoto e da lì non ho più smesso, ormai sono un malato di surf come tanti altri qua. E viaggiando il mondo come appunto fanno i surfisti, perché un po' tutti cerchiamo l'onda perfetta, come dico sempre, però poi in realtà non la troviamo mai, ho girato un po' per il mondo e mi sono reso conto delle varie problematiche che il mondo deve affrontare. E il mare è un posto che unisce, vedi bene oggi, come avevano già detto diverse volte, ci sono varie realtà sia politiche che sportive, artistiche, ed altro, tutti siamo qua a parlare del mare. Noi principalmente abbiamo come associazione due scopi: quello prima di tutto di educare, fra virgolette, se così ci possiamo permettere di dire, le persone, perché è il primo passo per il cambiamento, l'educazione. Educazione nei confronti non solo del mare, ma a livello sociale. E poi ovviamente l'azione, che è quella appunto di fare i clean up, che però non sono soltanto dei clean up, perché adesso abbiamo un progetto che è già partito con il patrocinio dell'Università di Pisa, dell'Università di Roma di Tor Vergata ed un'altra associazione che si chiama Talassa, dove la presidente è Tosca Ballarini. Appunto facciamo un brand audit, si chiama. Praticamente andiamo a catalogare il materiale che ritroviamo, la sporcizia che ritroviamo. Questo perché il semplice clean up ormai viene fatto da tutti, ma alla fine non è la soluzione, è soltanto un andare a pulire momentaneamente, perché poi purtroppo sappiamo tutti che ormai solo nel Mediterraneo riversiamo 33.000 bottiglie circa di plastica al minuto, quindi sono dati non allarmanti ma di più. E quindi andare a pulire la spiaggia non serve più soltanto. Dobbiamo iniziare a far presente chi è che sta facendo questo danno economico e non solo a tutta l'umanità, perché si parla di tutta l'umanità, riguarda tutti.
Non c'è classe politica o colore o altro, riguarda veramente tutti. Purtroppo di terra ce n'è soltanto una. Come ho già detto a un intervento di qualche tempo fa, la terra continuerà ad andare avanti anche senza di noi. Quindi noi del male ce lo stiamo facendo a noi stessi, non lo stiamo facendo alla terra. Poi alla fine la terra continuerà ad andare avanti. Quindi niente, facendo questo progetto con appunto i ragazzi dell'Università di Pisa, ricercatori, abbiamo deciso in un primo momento di fare appunto il brand audit, che è questa catalogizzazione, e poi dopo successivamente andare a fare un campionamento delle acque, perché andiamo a fare anche le microplastiche. E queste microplastiche le andiamo a cercare con la famosa rete Manta, che è una rete particolare. E vogliamo iniziare da un hotspot, cioè un punto di riferimento che è molto caldo, come dice proprio la parola stessa, che rimane qui nell'arcipelago toscano. In pratica si va a analizzare le acque tra Livorno e la Corsica, perché dalle ultime ricerche scientifiche che sono state pubblicate non molto tempo fa da Science, è stato rilevato un altissimo tasso di microplastiche, si presume che sia quello più alto al mondo. Quindi non è vero che dobbiamo andare tanto lontani per cercare il problema, perché ce l'abbiamo proprio davanti casa, praticamente. Se i dati che sono stati ufficializzati sono giusti, ovviamente. Io non sono uno scienziato, non mi posso permettere di ufficializzare una cosa del genere, però. Io ho letto questo da una rivista, insomma, abbastanza blasonata, e quindi prendo come riferimento questo. E niente, questo è quello che andiamo a fare con l'associazione, oltre ai clean-up. Una piccola parentesi, visto che parlavo prima di educazione. La scorsa domenica abbiamo fatto un clean-up su una spiaggia qua nel nostro litorale toscano, a Livorno. Per farvi capire l'educazione delle persone. La mattina abbiamo fatto circa 3 ore di clean up, facendo sempre il brand audit. La sera, dopo circa 5-6 ore, mi hanno mandato un video dove appunto c'era un'altra volta tutta completamente la sporcizia. Quindi è questo che dobbiamo combattere, la maleducazione delle persone. Poi ovviamente dovremmo andare anche un gradino superiore, secondo me, però lì si entra in un argomento che io purtroppo non posso affrontare perché non sono molto competente, però secondo me anche il discorso della produzione della plastica in sé per sé andrebbe affrontato in maniera leggermente diversa, perché ormai ne abbiamo talmente tanta che insomma produrne ancora sarebbe un po' un suicidio. Secondo me dovremmo trovare la maniera di obbligare, passatemi il termine, le grandi aziende e chi produce plastica di iniziare a riciclare in maniera molto più massiccia, perché non è possibile trovare la bottiglia di una famosa marca con scritto questa bottiglia è stata riciclata, fatta con plastica riciclata per il 30%. Il 30% non è assolutamente niente, visto che ormai la tecnologia ci permette di arrivare anche a molto di più. Quindi non vedo perché non devono essere obbligati in qualche maniera a produrre con molta più plastica riciclata. A me capita spesso, io ho un bambino di 2 anni e mezzo, e questa è l'ultima cosa, è una domanda un po' così, che spesso le faccio fare la merendina, vabbè, oltre a quelle classiche delle vecchie mamme come pane e pomodoro e tutto il resto, anche con le merendine classiche delle marche più blasonate. Se dobbiamo far mangiare una merendina, pensate al packaging che c'è. Cioè, all'interno c'è un affarino piccolo così, con l'involucro, dentro un altro involucro, sempre di plastica, e poi successivamente tutto chiuso in un'altra plastica. Cioè, questo mi sembra un po' eccessivo. Addirittura abbiamo visto ultimamente delle immagini di fragole incartate una per uno. Cioè, la natura ci pensa già da sé a mettere, diciamo, l'involucro. Pensiamo alla mela, no? O all'arancio, ha già un involucro, non vedo perché lo devo mettere ancora all'interno, perché le arance spesso arrivano dentro quella simil carta, che poi in realtà è carta plastificata, che inquina tantissimo. Quindi c'è, cioè, un po' di attenzione in più, diciamo, anche alla grande catena. È questo che noi cerchiamo di fare col brand audit, cioè responsabilizzare non solo
l'utente finale del consumismo, ma anche un attimino chi è poi in cima alla catena. E andrebbe fatto con delle leggi un po' più restrittive, mettiamola così. Lo so, vedo Rossella Muroni che mi sta facendo così, ma ci dobbiamo riuscire per forza, perché siamo veramente... Non molliamo Matteo, prometto. No, io me lo auguro per il mio figlio. La generazione, quella che purtroppo andrà oltre il 2050, dove le aspettative, sappiamo benissimo, sono molto, molto, molto brutte. Ma non lo dico io, ripeto, lo dicano scienziati, e tutta la comunità scientifica è d'accordo su questo. Cioè, non capisco perché ci deve essere ancora qualche paletto, non so, qualcosa che ci ferma nel attuare qualcosa veramente di concreto. E io sentire la parola transizione ecologica mi spaventa tantissimo, perché... Vabbè, lasciamo perdere, è meglio, perché non sono argomenti che mi riguardano, voi sicuramente siete più, però mi spaventa. Grazie. Potremmo dire, tutti dicono che dobbiamo transitare, bisogna capire verso dove ci vogliono far transitare. Infatti possiamo parlare di trasformazione ecologica, così è più potente, diciamo. Sì, così sarebbe già anche meglio, ma mi spaventa lo stesso, perché cioè, non c'è più tempo nemmeno di una trasformazione. Cioè, dobbiamo proprio fare non mi viene nemmeno la parola, neanche cambiamento radicale, proprio un'inversione di marcia. Un'inversione totale. Di rotta! Sì, si chiama in mare quando bisogna girare la prua? Una virata. Il vento dietro. Una virata, bisogna... Sì, ma è provato. Il consumismo ad oggi, sapete benissimo tutti che non ce lo permette. Cioè, stiamo parlando di cose talmente grandi, io sono una persona talmente piccola, io sono proprio l'esempio del cittadino comune, e mi spaventa veramente tanto. Io spesso mi sento le persone che mi fanno delle domande come «Ma perché?» La domanda più semplice è «Ma perché?» Io lo faccio a voi, ma perché non riusciamo veramente a dire basta? Cioè, ce ne sono tante in Italia persone, noi siamo riusciti con Clean Up che abbiamo fatto in Flash Mob a mettere 68 associazioni insieme, hanno partecipato circa 2000 persone, quindi vuol dire che la voglia di cambiamento in Italia c'è. Grande Matte, penso che abbiamo già cominciato il dibattito, però un secondo prima di cominciare il dibattito, Robin, se vuoi introdurre i nostri ultimi due ospiti. Sì, certamente. Introduco prima Fabrizio Winky, che è uno scrittore, un viaggiatore, un soul surfer, che ha unito le sue passioni per trasformarle in un lavoro. E attraverso la scrittura diciamo che condivide la sua passione per la natura. Prego Fabrizio. Grazie per questa introduzione, è davvero un piacere e un onore essere qua con voi, e mi trovo davvero d'accordo su tutte le cose che state dette, non lo dico per piacere, ma proprio perché sento questo gruppo, conosco quattro persone, conosco i surfisti, ma anche chi fa un altro lavoro, chi si occupa di politica, anche prima l'intervento da Parma, del sindaco, se ho capito bene, il sindaco di Parma, è stato davvero meraviglioso, e soprattutto nei punti toccati. Io credo che la parola chiave di una svolta sia cooperazione, integrazione e unione. Quello che stiamo facendo qua stasera, questa tavola rotonda, che in realtà è un po' rettangolare, quadrata sullo schermo, è il seme del cambiamento. Lo facciamo noi, ma credo, come lo facciamo noi, tante altre persone nel mondo si stanno occupando di ecocultura come priorità. E qui viene un messaggio che tengo a condividere, che è quello che noi stiamo in uno stato di emergenza, e in questo momento sembrerebbe che l'uomo si sta comportando come se avesse la casa in fiamme e continua a guardare la televisione oppure a leggere il suo libro. E i problemi ormai sono noti. Io mi occupo di ecocultura da più di 25 anni, quando non era di moda, e una volta non c'erano tutte le informazioni che ci sono adesso.
Adesso le informazioni sulle condizioni in cui verte il pianeta le conosciamo benissimo, quindi non ci sono più scuse. È arrivato il momento di agire tutti insieme, ma senza arrabbiarsi. Sono anch'io d'accordo che non c'è bisogno di lottare, di protestare. Io 20 anni fa, ve lo assicuro, ero davvero arrabbiato. Ero davvero arrabbiato perché avevo già una certa coscienza ambientale e non mi piaceva quello che vedevo in termini di inquinamento 20 anni fa. Ora devo dire che le cose sono decuplicate, centuplicate, non lo so. Vivo tra la Sardegna e l'Australia e vi posso assicurare che non ho mai visto così tanta plastica in mare. La Sardegna è considerata uno dei mari più puliti al mondo e questa plastica non arriva dalla Sardegna, arriva dal resto d'Europa. L'80% della plastica che c'è nei mari arriva dagli 8 fiumi principali al mondo. Quindi si tratta di lavorare su tutti i livelli, a tutti gli strati, cominciando da noi, cominciando dal singolo. Prima Matteo diceva che lui si sente un piccolo, ma sono le gocce che fanno l'oceano. Noi siamo tutte gocce che assieme possiamo attuare un cambiamento planetario incredibile. Abbiamo ridotto il pianeta in quello che sappiamo, ma sono convinto che possiamo fare esattamente l'opposto. Quindi, tutti insieme, con la tecnologia attuale, e la tecnologia ormai ha superato davvero la fantascienza, possiamo ripulire i mari, possiamo non usare più le plastiche, ma possiamo farlo da adesso. Quindi, secondo me, dovremmo chiederci cosa può ognuno di noi fare ogni giorno. E mi viene in mente un po' la citazione di Gandhi, sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Quindi ognuno di noi deve essere l'esempio. E non ci sono più scuse, perché quando una cosa la vuoi fare, trovi una scusa per farla. Quando non la vuoi fare, trovi una scusa per non farla. Quindi lo dobbiamo ai nostri figli, io non ne ho, però mi sento padre dei figli del mondo. E vivo di mare da sempre, ho preso una parte delle mie conoscenze dai popoli nativi della terra, soprattutto gli aborigeni australiani, che mi hanno ricordato che noi dovremmo essere i custodi della terra e non i proprietari, come ci siamo ritenuti per qualche secolo. Credo che questo sta avvenendo. Quindi in uno scenario che può sembrare apocalittico, in realtà credo che stia avvenendo il più grande cambiamento di coscienza di sempre. E, il fatto che noi siamo qui a parlare è una goccia in mezzo al mare, ma è una goccia che può provocare uno tsunami, è una goccia che può davvero diventare dirompente e condividere un bellissimo messaggio di speranza. Ho rivisto da poco un bellissimo film, anzi l'altra sera, Il pianeta verde, non so se lo conoscete, invito chiunque a guardarlo perché è un film degli anni 80, ma è talmente attuale, racconta di questa comunità che vive su un altro pianeta e una volta ogni tot di anni devono mandare dei messaggeri a controllare come stanno gli altri pianeti. E nessuno vuole venire sulla Terra. È a 200 anni che nessuno vuole venire sulla Terra, e poi inizia la storia di questa mamma che decide di tornare sulla Terra per scoprire un po' le sue origini, bellissima, perché già, ripeto, è un film degli anni 80, quindi se non sbaglio proprio dell'82-84, di un regista francese, che conosco ma di cui non ricordo il nome, che racconta questa testimonianza di come quello che noi adesso riteniamo la normalità in realtà è una cosa assurda. Il fatto che stiamo inquinando le acque, l'aria, e il cibo, e ci stiamo mangiando la plastica, perché noi parliamo della plastica dei mari, ma poi per quella plastica noi ce la mangiamo. E quindi è arrivato il momento di fare sempre di più questi incontri, di trovarsi, ma su tutti i livelli, dalle pulizie alle spiagge, i bambini. Io credo un po' come Alberto, come Vincenzo, come un po' come tutti noi, che i bambini siano davvero la chiave di svolta per il futuro, perché noi dovremmo lasciargli un pianeta migliore di come l'abbiamo trovato quando siamo venuti al mondo. In questo momento non lo stiamo facendo, ma ci stiamo rendendo conto che così non possiamo più andare avanti e non possiamo appunto aspettare che ci sia una transizione. Dobbiamo farlo ora, ogni giorno, ogni istante. Questa diventare una priorità per tutti, per la politica, per chi non si occupa di politica, per il contadino, per il pescatore, per tutti. E la cosa bella è che stanno venendo fuori sempre più associazioni, Sea Shepherd per la conservazione delle specie marine protette, 4Ocean, che adesso impiega i pescatori per pescare la plastica. Se creiamo una coesione tra questi gruppi e diventiamo tutti uniti, questo potere è ancora più forte. Quindi io credo che la parola sia proprio cooperazione e integrità. E ci tengo a condividere che quasi un anno fa ho pubblicato un videoclip che si intitola Serendipity,
che parla proprio dell'importanza dell'acqua sul pianeta. Dura 6 minuti, è stato visto durante la quarantena, è stato il mio omaggio alle persone a casa con Pierfrancesco Macchi, il mio amico videomaker con cui faccio diversi lavori. È proprio un tributo all'acqua e spiega che l'acqua è alla base della vita sulla Terra. Quindi dobbiamo prendercene cura, dobbiamo prenderci cura anche dell'aria e della terra. Ma se ci pensiamo, il pianeta Terra è composto principalmente di acqua, quindi si potrebbe chiamare acqua invece che terra. E dovremmo cambiare il paradigma. Prima qualcuno parlava proprio di paradigma. Noi siamo in un cambio di paradigma. Siamo in un bellissimo cambio di paradigma e credo che gli errori che sono stati fatti finora ci servono da lezione. Ora dobbiamo fare tesoro di questi errori e tutti insieme, a braccetto, mano nella mano, creare un nuovo mondo, quello che io chiamo davvero, lo chiamo Eckhart Tolle, non lo chiamo solo io, lo chiamano i mistici di tutti i tempi, un nuovo mondo. E quindi, nonostante che la situazione paradossalmente potrebbe sembrare catastrofica, io sono fiducioso. Non lo ero 20 anni fa, adesso lo sono, e credo che tutti assieme possiamo davvero trasformare questo pianeta meraviglioso in quello che dovrebbe essere. Cioè, non trasformare, fare tornare. Secoli fa la natura aveva il sopravvento, adesso l'uomo ha alterato un po' gli equilibri e credo che il nostro compito sia quello di ristabilire gli equilibri, quindi di portare il pianeta alla guarigione, e questa guarigione di prima deve venire dentro di noi. Noi siamo in continua guarigione, noi guariamo, se non facciamo niente noi guariamo, e la Terra fa lo stesso, l'abbiamo visto, no? Durante la quarantena, che tutti si stupivano che gli uccellini erano tornati, i canguri, i delfini. Non dobbiamo fare altro che permettere alla Terra di autorigenerarsi e possiamo supportarla. Tre anni l'abbiamo ostacolata, adesso dobbiamo tornare a prenderci cura di lei. Quindi questo paradigma e paragone anche tra la Terra e il nostro corpo. Noi siamo composti di più dell'85% di acqua. Se iniziamo a onorare l'acqua del nostro corpo, possiamo farlo anche con le acque dei fiumi, dei mari, dei laghi. E adesso la tecnologia è davvero incredibilmente avanzata. Non so se avete mai sentito parlare dei microorganismi che sono stati usati per anni per convertire i terreni non biologici in biologici, perché mangiano i metalli pesanti. Questi si possono usare anche nei fiumi, nei mari. Quindi la plastica, è vero, il problema della microplastica adesso è molto importante, ma esiste la tecnologia. Esiste la volontà, dobbiamo solo, tra virgolette, prenderci l'impegno costante e quotidiano di andare avanti in questa direzione tutti insieme. E io mi sento di fare questo invito alle persone che non conosco: rimaniamo in contatto, perché assieme possiamo davvero condividere queste informazioni e fare anche, non solo riflettere, agire delle persone. Con Vincenzo Ganadu abbiamo organizzato un ecotour la scorsa estate. La scusa era quella di promuovere il mio ultimo libro. Con una moto elettrica ho fatto 35.000 chilometri e ci siamo incontrati con Vincenzo Ganado, Sergio Muniz, Luca Battistini, un altro paio di artisti, tutti surfisti, per portare un messaggio di ecocultura. Abbiamo giocato, è il nostro lavoro, ma se giochiamo lavorando e ci divertiamo, portando avanti le nostre missioni, che non credo che siano solo un lavoro, se facciamo questo lo facciamo perché ci crediamo, abbiamo questa passione. Ecco, questa passione, questa emozione si può trasmettere e può diventare davvero contagiosa. Quindi grazie per questo spazio e parlerei con voi nei prossimi giorni per sempre. Quindi grazie. Quindi Fabrizio, grazie mille. Io mentre ti ascoltavo pensavo appunto che mi faremmo venire qualcosa fuori, non solo da questo evento, ma anche da tutta la serie Acqua come frontiera, insieme a Simone Camba, Giovanni Soldini, Lambrogio Beccaria, tutti quelli che ci hanno raggiunto, chi fa salvataggio in mare, sia le ONG che le organizzazioni governative, insomma tutti quelli che hanno fatto parte di questa serie. Vi cercheremo di tenere in contatto, ovviamente sta a voi scegliere se continuare a farlo o meno, ma ci facciamo venire un'idea su come proseguire questa cosa insieme. Bellissimo, grazie. Ok. Last but not least, Francesco Della Porta, che si occupa da tempo del rapporto tra tecnologia, economia e ambiente, rivestendo diversi ruoli. Oggi è qui con noi, in particolare come rappresentante del comitato NOCSS di Gubbio. Prego. Buonasera a tutti quanti e grazie per avermi invitato.
non sono capace di fare la sintesi di tutto quello che è stato detto, ovviamente, però ci sono alcune cose che mi piacerebbe precisare. Siamo in un'emergenza, e questo è noto. C'era un scrittore che è un po' l'antesignano, che era Jared Diamond, che era un ornitologo che era andato in Australia e aveva scritto un libro che si chiama Guns, Germs and Steel, che vuol dire cannoni, germi e acciaio. Ed era il suo tentativo di spiegare come mai la civiltà è nata in Occidente e non in Oriente. E poi dopo ne aveva scritto un altro che si chiama Collapse, e che era l'analisi di 10 società che erano collassate, di cui una era la civiltà dei faraoni in Egitto, un'altra era l'isola di Pasqua. E alla fine del suo capitolo, il suo capitolo finale nel libro Collapse, diceva che quando una società viene colpita da una crisi o da un'emergenza, se esiste fiducia reciproca tra la leadership e il popolo, la leadership indica una direzione da seguire, che potrebbe non essere la più giusta di tutte, ma è comunque una direzione, e il popolo la segue, e la probabilità che si trovi una soluzione è maggiore. Nelle società in cui manca una fiducia reciproca tra la leadership e il popolo, e la società viene colpita da una crisi, anche se la leadership indica la direzione giusta da seguire, il popolo non la segue, per la semplicissima ragione che non ha fiducia nella leadership. E in un'emergenza, se non abbiamo fiducia, se non c'è una leadership che si conquista la fiducia del popolo, non c'è soluzione che tenga. Il risultato sarà il collasso. Greta, che è stata citata da qualcuno, dice: incominciamo a trattare questa crisi come una crisi. E smettiamola di girarci, cioè, questa crisi è una crisi. Se la classe politica mondiale non la tratta come una crisi, non può darci delle indicazioni per andare da qualche altra parte. Poi c'è un sacco di gente che ha parlato di soluzioni a livello locale. Bisogna partire a livello locale. Non possiamo aspettarci che la classe politica o che la leadership del mondo ci dia le soluzioni. Dobbiamo partire a livello locale. Già, però i problemi sono globali. Un problema come la migrazione, un problema come la plastica, un problema come l'inquinamento, un problema come il cambiamento globale, un problema come la fiducia tra i popoli o la fiducia dei popoli nei confronti, sono tutti problemi globali, sono problemi che riguardano il bene comune o il bene pubblico. E come si fa a cominciare a trattare a livello locale un problema globale e sperare di risolverlo? Si deve trattarli a livello locale, ma è indispensabile che le persone che li trattano a livello locale abbiano la consapevolezza del fatto che quello che loro stanno trattando a livello locale è un problema globale. Perché? Perché se ognuno si occupa del problema locale nel proprio giardino, trattandolo come il problema del proprio giardino, cadiamo in braccio ai populisti. Cioè cadiamo in braccio a tutti quelli che strumentalizzano il nostro problema e che ci dicono: ho io la soluzione, ci penso io, non ti preoccupare, dai retta a me che ti trovo la soluzione. E cadiamo in quello che gli americani chiamano la sindrome NIMBY, not in my backyard, che consiste semplicemente nel dire: la soluzione è molto semplice, che questa cosa la vadano a fare da un'altra parte, che se la facciano a casa loro, basta che non la facciano da noi. E questo è esattamente il gioco malefico in cui casca chi è preda o del populismo o delle lobby delle grandi industrie, che trovano la soluzione nello spostare il problema. E guardate, e qui c'è molta gente che ha parlato della prossima generazione, spesso i problemi non si spostano nello spazio, si spostano anche nel tempo. E quando è un classico degli economisti, qualsiasi economista, a cominciare dal nostro primo ministro, trova sempre la soluzione nel far pagare il debito di quello che stiamo facendo adesso alla prossima generazione. Facciamo non importa quanti debiti facciamo, tanto poi emettiamo dei buoni e la prossima generazione li pagherà. No, signori, non è la prossima generazione, non possiamo affidarci alla prossima generazione, dobbiamo cominciare noi, dobbiamo farlo noi e dobbiamo stabilire, dobbiamo imporre ai nostri leader di costruire un rapporto di fiducia in modo che noi ci possiamo fidare delle indicazioni che loro ci danno. Finita questa sorta di pappardella, o come chiamatela, da vecchietto, volevo farvi l'esempio per cui sono stato chiamato.
che è quello delle cementerie di Gubbio. A Gubbio da 80 anni, per via di come è fatta la geologia, ci sono due cementerie che sono state classificate dall'Europa 10 anni fa come le due cementerie tra le più inquinanti d'Europa. E gli augubini, siccome sono della gente brava e onesta e non hanno tante altre cose da fare, non hanno mai protestato, pur lamentandosi moltissimo, pur dicendo la mia panettiera dice, io abito a Gubbio, la mia panettiera dice che quando lei andava da piccola a far fascine nel bosco tornava con tutte le gambe piene di bolle, perché sono 50 anni che i cementifici sputano diossina che ricade nei boschi lì di fianco. Adesso la regione Umbria ha emanato un progetto di, come si chiama, un progetto di gestione dei rifiuti a livello regionale, in cui propone di trasformare i cementifici in inceneritori. Cioè dice, i cementifici già funzionano bruciando i residui del petrolio, una cosa che si chiama petcoke. Però noi possiamo fargli bruciare anche degli altri rifiuti industriali che non si sa bene cosa contengono. E questo bruciare i rifiuti come inceneritori è una soluzione ecologicamente sostenibile, perché siccome di rifiuti è una soluzione, diciamo, sono un combustibile rigenerabile, perché di rifiuti se ne producono un sacco, se ne producono in continuazione, e quindi noi continuiamo, non usiamo una risorsa scarsa, continuiamo a bruciare i rifiuti che vengono prodotti. Questo imbroglio è possibile grazie al decreto Clini, che è stato emesso nel 2013 e che consente di convertire un rifiuto in combustibile, magicamente, per magia, viene trasformato in combustibile. C'è una senatrice che ha proposto l'abolizione l'abrogazione del decreto Clini, però è abbastanza difficile che passi, perché se si fa cascare l'idea dei rifiuti usati come combustibile, il problema di che cosa fare con tutti questi rifiuti aumenta ancora, e il credito sull'uso di combustibili rigenerabili o ecologicamente più sani diminuisce ancora. Quindi anche a livello del Ministero dell'Ambiente c'è molta resistenza a eliminare o abrogare il decreto Clini, che è ovviamente una stupidaggine. D'altra parte invece l'Europa già nel 2018 ha stabilito con un decreto, che però è stato recepito anche dalla normativa italiana nel 2020, che bruciare non è comunque più possibile che venga considerato una forma di riciclo. Bruciare non è accettabile come riciclo. Allora qui ben vedete che ci troviamo di fronte da un lato alla mia panettiera che ha le bolle sulle gambe quando va a far fascine, dall'altro a questi due cementifici che sono tutti contenti di bruciare rifiuti. Perché? Perché non solo i rifiuti costano meno del petcoke, ma addirittura potrebbero essere pagati loro per bruciare rifiuti, per eliminare rifiuti, trasformandosi. I rifiuti sono, tutto il giro dei rifiuti in Italia, come in molte parti del mondo, è molto spesso vicino alla criminalità organizzata. Quindi da una parte c'è la mia panettiera, dall'altra parte ci sono le cementerie, dall'altra parte c'è il decreto Clini, che riguarda il governo italiano, e dall'altra parte c'è l'Europa che già nel 2018 dice che non si può più bruciare. Come facciamo a passare dal livello locale al livello globale? Come facciamo a ridare la consapevolezza a tutte queste persone che loro devono agire, perché è giusto che agiscano a livello locale per bloccare le cementerie, però bisogna che questo sforzo sia fatto con la consapevolezza e in coerenza con il fatto che se noi impediamo ai cementifici augubini di bruciare i rifiuti industriali tossici, creiamo un problema in più al Ministero, che non sa più cosa farsene di questi rifiuti globali. Quindi la logica del not in my backyard, la logica di dire basta che lo facciano altrove, non basta. Bisogna educare la mia panettiera sul fatto che questo è un problema globale, e questa è una cosa, è una sfida che i nostri politici, i nostri amministratori, i nostri leader devono assumersi assolutamente. Scusate se l'ho fatta lunga, ma non sono riuscito a farla più breve. Grazie mille Francesco. Aprirei con questo il dibattito. Ci sono domande dal pubblico
Ovviamente le accogliamo e se no, dunque so che c'è chi deve andare e ha resistito finora per dire due parole in più, sicuramente Monica, non so se Alessandro ci senti ancora dopo la fuga della camera. Mi sento. Perfetto. E cominciamo da voi due? Due parole conclusive. Vado io, Alessandro? Vai, vai Monica. Allora, prima di tutto volevo dire che non sono rimasta solamente per dire le due parole finali, perché ho trovato tutto questo molto, molto interessante e anche un po' rinfrescante, diciamo così. Penso che Rossella e Alessandro saranno d'accordo sicuramente con me. Facendo tutte le mie più sentite congratulazioni a Vincenzo per quello che ha appena dipinto, visto che anche io ho appena iniziato a anche, volevo dire due cose molto 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 rapide e cioè che credo, io sento in un modo molto forte la necessità di rispondere alla domanda che faceva Matteo, e cioè come si fa a superare il fatto che certe cose ormai sono assolutamente ovvie eppure non si fanno? Cioè, come facciamo a superare questo tema? Io penso che per noi che facciamo politica dentro e fuori le istituzioni questo è il tema, perlomeno io lo sento come tale. E quindi credo che il tema del lavorare insieme è sicuramente importante, penso però che ci sia una necessità di coordinare le cose che dobbiamo fare, cioè nel senso, che cosa è più efficace per fare cambiare le cose? Per fare andare in una direzione che noi vorremmo andasse. Prima di tutto la soluzione unica non c'è, però a me ha fatto molto riflettere il fatto che l'Italia è stato il paese dove dal punto di vista numerico, per esempio, le manifestazioni sul clima sono state le più numerose, almeno per tutta la prima fase. Eppure abbiamo un governo nel quale probabilmente ci sarà uno o due ambientalisti, il resto si pensa di fare la transizione ecologica senza ecologisti. Ora, io non la sto facendo evidentemente una questione di etichetta politica, sto facendo una questione di sostanza. E credo che questo sia veramente un problema. Quindi noi dobbiamo cercare di capire come fare in modo che nei luoghi dove si decide, ci siano delle persone che portano questi messaggi. Ci sono vari modi per farlo, Rossella e Alessandro cercano di farlo nelle istituzioni, ma evidentemente loro sono due o tre insieme a Lorenzo, ci saranno sicuramente anche altri che sono mobilitabili, ma l'impatto dell'azione pubblica, delle persone che manifestano, eccetera, eccetera, non può fermarsi lì. Quindi io credo che uno dei modi per avere attenzione mediatica, per avere attenzione politica, che è successo in molti altri paesi, devo dire la verità, dal mio osservatorio lo vedo in modo molto chiaro, è quello di fare in modo che coloro che si mobilitano abbiano ben chiaro in testa dove poi devono andare e devono anche trovarsi dei rappresentanti che stanno dentro le istituzioni, o almeno cercare di mandarceli. E io non sto dicendo che con le istituzioni si risolve tutto, assolutamente no, però questo filo diretto fra coloro che fanno politica o cercano di farla e quelli che poi stanno fuori e non protestano, ma portano tutte le idee che anche voi avete portato, ci deve assolutamente essere, perché altrimenti il potere sta altrove. E quindi io penso che la vecchia questione che bisogna conquistare il potere sia, ai noi, sempre lì e sempre un tema sul quale non soltanto ci dobbiamo interrogare, ma dobbiamo anche portarci avanti. E tra l'altro il potere ovviamente non ce l'hanno solamente quelli che manifestano, quelli che fanno le istituzioni, ci sono anche quelli che fanno sport, ci sono anche quelli che fanno industria, ci sono anche quelli che commerciano, insomma ci sono gli artisti, ci sono molti modi, ma penso che per fare delle campagne che hanno successo, l'elemento del coordinamento, del sapere che cosa si vuole raggiungere e del chi avere come punto di riferimento, magari anche rompendo lì o rompendo lei le scatole, sia assolutamente fondamentale nell'attesa naturalmente di vincere definitivamente, che non so quando succederà. Grazie. Grazie Monica. Alessandro? Sì, volevo solo, prima ho parlato tanto, quindi volevo solo dire tre cose molto veloci. Allora,
La prima, volevo ringraziare te Caterina e tutti, perché tu in realtà hai fatto una cosa abbastanza potente stasera, cioè non è così usuale mettere insieme persone con profili così diversi che si raccontano storie, le raccontano e che trovano punti di connessione. Cioè, io non l'ho mai fatto, non è che non ho mai fatto una diretta, non ho mai fatto un incontro con la maggior parte, mi sento molto in una felice status di minoranza stasera tra surfisti, apneisti, insomma gente che fa delle cose strepitose. Ora, non hai mai fatto questo? Surf? No, ho fatto una volta, un paio di volte paracadutismo, ma non lo dico perché mi sento qui, questa è minoranza. Però no, quello che voglio dire in realtà è che le due cose che voglio dire sono queste. La prima, noi abbiamo bisogno come il pane di queste storie, perché torno su quello che dicevo prima, cioè sulle nuove generazioni, questo qui ha un impatto fortissimo. Cioè hai voglia a raccontare le cose. Io credo che noi abbiamo bisogno di far visualizzare le cose. E la cosa migliore per visualizzare le cose sono le esperienze di chi le ha fatte. Il racconto, la testimonianza diretta. Cioè il problema non è spiegare la plastica nel mare, il problema è raccontare che in Sardegna c'è la plastica o il corallo bianco sulle spiagge della Colombia, se capisco bene. Quindi io vorrei fare un appello per chiedervi di, come dire, di aumentare ulteriormente la vostra esposizione pubblica su temi come questi, per fare sinergia insieme, perché hai voglia, cioè io, Rossella, Monica, le raccontiamo queste cose, cerchiamo di fare la battaglia, ma voi siete preziosissimi per aiutare a far passare il messaggio non nella testa e francamente manco necessariamente nel cuore, ma per arrivare direttamente alla parte più delicata, che è la pancia delle nuove generazioni, dei ragazzi e delle ragazze. La seconda cosa, ultimo intervento di Francesco. Allora, come diavolo è che io sono di Rieti e non ho mai sentito parlare di questa storia dei cementifici di Gubbio? No, lo dico perché è abbastanza, come dire, significativa questa cosa. Cioè, noi abbiamo anche bisogno di riuscire a far emergere queste storie, quelle positive e quelle negative, perché la capacità che possiamo poi usare su alcune storie, anche negative, per fare in modo che non restino negative, ma si trasformino in storie positive, storie di rigenerazione, accendendoci dei riflettori nazionali e dei riflettori europei su singole storie specifiche, secondo me è molto potente. Quindi mi piacerebbe trovare sempre più occasioni e capire insieme come facciamo a andare tutti ogni volta su ogni singolo territorio e a provare a fare, perché se vai in tanti da fuori su ogni singolo territorio, e immagino che Francesco a Gubbio già lo stia facendo, ovviamente non conosco nel dettaglio la storia se non quello che ha raccontato adesso, e beh, quei territori hanno una specie di, insomma, di piccolo elettroshock che aiuta chi sta su quel territorio, anche quando gli altri se ne arrivano, ad avere più forza e iniziativa. E l'ultima battuta, Caterina, è dici come andiamo avanti, nel senso che io vorrei evitare che questo fosse un altro, noi ne facciamo tanti, un po' ce l'abbiamo per mandato elettorale, no? Di momenti in cui ci confrontiamo, facciamo il dibattito e spesso anche noi per primi li viviamo con lo spirito per cui andiamo, partecipiamo, diciamo delle cose, ne ascoltiamo e poi passiamo al dibattito successivo. Bene, funziona così, probabilmente, però dici come andiamo avanti e come costruiamo uno spazio comune non protetto. Normalmente si dice abbiamo bisogno di uno spazio protetto, no? Io vorrei uno spazio non protetto. Non protetto vuol dire non chiuso, dove arrivano altri che hanno storie ancora diverse e che però, insomma, contribuiscono tutti alla causa che mi pare molto comune stasera. Quindi grazie, sono riconoscente, ecco la parola che volevo usare. Eppure appannato. Eppure appannato. Io no, perché non ho gli occhiali oggi, se no sì. No Ale, grazie mille. Io sto buttando giù mentre riascolto un blurb su cosa fare, come quali sono i passi da fare insieme, perché anche noi non vogliamo essere un eventificio, no? Appunto. E lo spazio non protetto è bellissimo, perché il mare non è mai uno spazio protetto, l'acqua non è mai uno spazio protetto, è uno spazio in movimento, quindi non può essere fonte, almeno unicamente, di protezione. So che Francesco voleva parlare e poi Vincenzo, ovviamente ci devi illustrare la tua opera. Ragazzi, io vi devo salutare nel frattempo, Monica, scusatevi. È stato molto interessante, molto bello. Baci a tutti e chissà, forse ci rivedremo. Ciao. Veramente, ciao. Francesco. Volevo solo rispondere ad Alessandro. Intanto, se posso trovare il modo di avere il tuo email, ti mando tutto il materiale che posso avere. Io sono anche l'ufficio stampa dei comitati No CSS e sto scrivendo un progetto di ricerca europeo, un Life Traditional, che dovrebbe, il bando uscirà fra un mese, per legare questa battaglia sugli inceneritori a un progetto di democrazia deliberativa, cioè di gestione dal basso, di gestione dell'intero progetto. Per cui
per esempio, non lo so, il papà della Viola ha appena fatto un bellissimo filmato sull'ultima manifestazione a cui siamo stati, Francesco Malingheri, che naviga con Soldini, come sapete. E l'abbiamo anche ospitato, Gi. Va bene. Per cui mi basta, io Alessandro ti unisco al mio elenco di 45 giornalisti a cui mando un comunicato stampa ogni 10 giorni. Se mi dà, ho bisogno di avere il tuo email, se lo fai avere a Caterina e poi Caterina lo fa avere a me. Già autorizzata a dare tutto a tutti, cellulare, mail, quello che è l'indirizzo di casa. Cacchio, quello non ce l'ho ancora. Vabbè, grazie mille. Rossella e direi Vincenzo, volevo dire una cosa, perché l'ho mancata prima. Questo evento in particolare, il quarto della Storia Acqua come Frontiera, è stato organizzato in primis da Roberta Davino e da Viola Malingheri, quindi ci terrei che, anche se non conoscete ancora i nomi, venissero ringraziate in primis loro. Mi sentite? Non... Scusami Caterina, è andata un attimo via la linea, non ho capito se mi hai dato la parola, perdonami. Sì, a te per Vincenzo, sì. Sì, no, ma diciamo è veramente solo un saluto telegrafico, anche per sottolineare appunto che mi ha fatto molto piacere e mi piace molto questo modo meticcio di portare avanti le battaglie. Credo che sia questo... il segreto proprio, no? Incrociare le culture, le competenze e provare insieme a fare rete, squadra e raccontare da un punto di vista diverso un po' lo stesso sogno. Adesso guardando il quadro di Vincenzo oppure appunto sentendo le storie che abbiamo ascoltato, ti rendi conto che poi l'obiettivo è comune. Usiamo linguaggi comuni, usiamo linguaggi diversi, strumenti diversi, e forse è proprio questa la ricchezza, no? Cioè far capire che non è una cultura di parte, una bandiera politica, ma invece è proprio un sogno collettivo a cui bisogna dare forza. Monica usava una parola molto difficile che è potere, però in fondo la sfida è proprio questa, perché se noi non siamo nei luoghi in cui si decide, poi è molto complicato che le cose, appunto l'osservazione che veniva fatto, ma se è così chiaro perché non si fa? Perché chi decide, chi ha il potere di decidere, non ci crede in queste cose, quindi è, come dire, la relazione con la politica è necessaria e, come si dice, se non sei seduto al tavolo vuol dire che sei nel menù, quindi è bene partecipare. Fantastico, grazie mille. Vincenzo, se ci vuoi illustrare e poi la parola a tutti. Sì, si parlava tanto di spazi chiusi, spazi aperti. Questo che ho dipinto qua oggi è uno spazio che in qualche maniera ci lega a tutti, soprattutto noi che viviamo l'oceano, il mare, le onde, il vento. Io faccio l'insegnante di mio e quindi ci tengo a sensibilizzare le nuove generazioni, i ragazzi, alla creatività, ritornare a manipolare la creta, l'argilla, utilizzare i colori, quindi utilizzo i miei strumenti, questo è il mio impegno nel sociale. Come artista, nelle mie live painting in giro per l'Italia e per l'Europa, di solito coinvolgo anche gli spettatori e non sempre i bambini, anzi molto spesso i genitori. E quindi utilizzare il tema della creatività che diventa il connubio per il rispetto della natura e dell'ambiente è il mio scopo principale, quindi lo faccio con grande gioia e sono felice di essere stato invitato a questo webinar. Spero che sia stata una piacevole live painting, grazie ancora. Grazie mille Vincenzo. Nel mentre sì, io sto pensando a come proseguire questo percorso insieme e lo faccio un po' a partire da tre frasi in tutta la serie di Acqua come Frontiera con cui vorrei aprire il dibattito con gli altri e poi chiudere anche questo bel evento. Uno, a cominciare da oggi, l'apnea, quindi Alessia Zecchini, appunto il fatto che il mare ci unisce tutti. Il secondo, Matteo Nani, quindi per il surf. Io vorrei che mio figlio riuscisse a vedere il mare più simile a come l'ho visto io. E il terzo non è di oggi, ma è dell'evento precedente, Francesco Malingheri, appunto citavamo adesso, che diceva, perché qui non abbiamo parlato oggi, ma il mare è anche questione di migrazione, evidentemente, di salvataggio in mare. Il mare davanti a noi è un mare di morti rispetto ai naufragi, appunto la prospettiva futura è che sia lo stesso mare a morire. Si parlava di come le plastiche saranno un giorno più numerose dei pesci in acqua, se andiamo avanti così.
Quindi a partire dal mare ci unisce tutti, stando sul lato positivo, Alessia, e poi a ruota libera a tutti quanti. Grazie mille per questa partecipazione, appunto, dato che ci unisce tutti, tutti insieme dobbiamo fare qualcosa, farla ora, perché appunto insieme ce la faremo a cambiare, più che altro dobbiamo farlo per forza, perciò impegniamoci al massimo. Grazie a tutti. Grande Alessia, grazie. E Matte, Albi, vedete voi. Senti, io se posso aggiungerei soltanto che intanto grazie perché per la risposta prima che mi hanno dato un po' tutti i politici, mettiamolo così, perché è un dialogo, l'ho scritto anche ad Alessandro, che mi piacerebbe portarlo avanti veramente, perché certe volte, non lo so, però da semplice cittadino vedo il politico un po' distaccato da tutta la popolazione, diciamo normale, il menù, come l'ha chiamato prima. E quindi mi piacerebbe invece questi dialoghi fossero più, ci fossero più spesso, perché sono quelli che poi parlare è l'unione, fanno la forza, e parlare portano idee. Qui di idee ce n'è veramente tante, cioè abbiamo un artista, cioè abbiamo un apneista, cioè abbiamo di tutto, chi scrive libri, quindi cioè veramente si può riuscire tutti insieme a mettere tantissime idee e cercare di fare veramente qualcosa di concreto. Quindi grazie a tutti. Fabrizio, volevi diffondere con noi un'iniziativa, dicevi? Sì, che... Intanto grazie per la pelle d'oca, ogni parola, la pelle d'oca è proprio il sintomo di queste connessioni che avvengono su tutti i livelli. E, l'anno scorso mi sono concentrato su questo ecotour fatto con una moto elettrica perché volevo dare un messaggio che possiamo lavorare e rimanere coerenti con i nostri principi, quindi non volevo inquinare. Ho chiamato proprio Garuda Ecotour Zero, zero, come zero emissioni. E, quest'anno, subito dopo la quarantena, sono partito dal Piemonte, quindi per una volta mi sono trovato a surfare gli Appennini, le Alpi, e ho attraversato l'Italia a piedi, partendo dal Piemonte per arrivare in Puglia. Volevo dare un messaggio di rinascita, di risveglio, in un momento molto particolare in cui viviamo e abbiamo vissuto, e concentrarmi sulla bellezza, perché troppo spesso, anzi sempre, i media si concentrano solo sulle brutture. Quindi io credo che sia anche importante portare la visione dove vogliamo vedere il mondo. È vero, i problemi ci sono, non vanno ignorati, ma molto spesso è anche importante iniziare a dare le buone notizie e concentrarsi su quello che funziona, non su quello che non funziona. Perché noi creiamo la nostra realtà con i nostri pensieri, parole, emozioni e azioni. Quindi, per mettermi ancora una volta in gioco, a giugno partirò di nuovo dal Piemonte per attraversare tutta l'Italia, questa volta non a piedi, quindi con un mezzo che devo ancora decidere, e, per fare una serie di incontri all'aperto. E qui l'importanza di incontrare non solo i bambini, chiunque voglia venire a questi incontri, fare delle camminate dove racconterò questa esperienza, perché come diceva qualcuno prima, l'esperienza è davvero importante. Che si può fare? Si può fare, si può ricordare quanto è importante la natura. Quindi abbiamo parlato, il tema principale della serata e di questo incontro è l'acqua. L'acqua è la vita e la vita è legata alla natura. Quindi ho intrapreso questo viaggio a piedi proprio perché non volevo inquinare, perché volevo raccontare quanto sia importante e fondamentale ricordarci la nostra connessione con la natura. E questo purtroppo una buona parte della popolazione, io parlo italiano, non posso parlare del resto del mondo perché stiamo parlando di quello che avviene qua, l'ha dimenticato. L'ha dimenticato perché ci siamo concentrati nelle città e adesso credo che pian piano stia avvenendo una controtendenza e sempre più giovani stanno andando a vivere nelle campagne. Questa è una cosa meravigliosa, che sia mare, campagna, montagna. Dobbiamo ripopolare i piccoli borghi, dobbiamo creare delle piccole comunità interconnesse une con le altre e creare un nuovo sistema economico. Come diceva prima Francesco, i sistemi economici che non funzionano si estinguono. Io credo che questo sistema economico sia alla fine di un processo di vita. Sta a noi mettere le basi per una nuova economia, una nuova vita, una nuova solidarietà, tutto quello che ha a che fare con le caratteristiche che servono all'uomo per star bene.
Abbiamo visto che possiamo stare molto male e abbiamo un'esperienza diretta, adesso possiamo concentrarci sullo star bene. E questo non vuol dire essere buonisti a tutti i costi, ma lavorare per questo, lavorare insieme. A volte i miei discorsi possono sembrare molto filosofici, ma sono anche pratici, perché io metto in pratica vivendo le cose in cui credo. Quindi il messaggio che voglio portare è che ognuno di noi ha un grandissimo dono, che è quello della vita, che va onorato in ogni istante, e condividere i nostri valori in continuazione, perché solo così possiamo ispirare altri a farlo. Anche se riusciamo a dare a ispirare una persona un giorno, è un grande successo. Quella persona ispira un altro. È un cambiamento che parte comunque dal basso e che per me è ancora più potente di quello che parte dall'alto. Perché davvero, prima qualcuno parlava di potere, noi abbiamo dimenticato che abbiamo un potere. Il nostro potere l'abbiamo con gli acquisti. Ogni volta che compriamo una cosa che è fatta con la plastica, stiamo approvando quell'acquisto, stiamo dicendo ok, va bene. Ogni volta che mettiamo il pieno alla macchina, stiamo approvando quel sistema, diciamo non voglio usare la benzina, ma la uso. Quindi se vogliamo dire basta, dobbiamo dire basta da adesso e iniziare a fare un po' di cose in quello che qualcuno prima ha definito una transizione, ma in realtà è arrivato il momento di essere abbastanza drastici nelle scelte anche quotidiane. Perché solo così stiamo premendo ogni giorno dei bottoni e decidiamo noi quali bottoni premere. Io non compro più nei supermercati da anni, ci vado forse una volta al mese a comprare delle cose che mi servono, ma poca roba, io compro dal contadino, cerco di non usare imballaggi, quando li acquisto li riuso, non credo nel riciclaggio perché l'Italia non è organizzata per riciclare la plastica, gli impianti li vende all'estero, cioè in realtà fornisce la tecnologia ad altri paesi, però non è stato mai messo davvero a livello nazionale un piano di riusare la plastica, di usare... Ormai con la plastica si possono costruire i mattoni delle case, si possono costruire le strade, le panchine, non si fa in Italia, quindi inutile prendersi in giro. Vediamo come stanno le cose, smettiamo di usare la plastica, iniziamo a usare materiali naturali e pian piano, premendo questi bottoni sulle cose che non vogliamo acquistare, l'economia si adegua di conseguenza. Quindi secondo me l'informazione è molto importante, fare capire che chiunque, ogni consumatore, ogni volta che fa un acquisto sta votando, sta dando un sì o un no a un prodotto e sta dicendo sì lo voglio o no non lo voglio. Grazie per questa opportunità, spero di rivedervi, risentirvi e di continuare queste chiacchierate periodicamente, perché credo che possano fare bene a noi stessi per confrontarci e anche a chi ci ascolta. Buona strada. Grazie. Grazie mille Fabrizio, grazie. Albi, ma anche solo tu se ci senti ancora. Yes. Comunque, no, non ti sentiamo, sei in muto. Comunque potevi scegliere uno sfondo che desse un attimo meno invidia ai presenti qui. Scusate, non so perché viene, tra l'altro non so quando l'ho scelto. Però è sempre così. Ma dove sei esattamente? Dove sta la barca? Adesso sono sul pontile di fronte alla barca e allo Yacht Club Italiano. Scusa, per chi non sa cos'è la Mini Transat, vorrei dire che Albi arriva come Mambo, come Ambrogio Beccaria prima, eccetera, attraversa con quel cosino lì di 6,50 m l'Atlantico. Esatto, e questi altri pazzi scalmanati, anche loro vogliono fare la stessa cosa. E, e quindi sì, ci proviamo, insomma. Dai. E niente, no, grazie di avermi accolto in questa discussione, che è stata molto interessante. E no, mi piacerebbe andare avanti, fare il passetto successivo e capire un attimo, insomma, come da tante parole renderla una cosa un po' più tangibile. Ecco. Eh sì. Se avete suggerimenti, spammatemi. Ci ragiono. Adesso vi devo lasciare che sono... Direi che ci salutiamo tutti. Lascio a Roby le ultime parole e il mare ci unisce tutti, come dice Alessia. Grazie mille. Sì, vorrei ringraziare anch'io tutti. Ogni contributo è stato preziosissimo e anche molto diverso. Quindi ancora per questo ancora più prezioso. E anch'io condivido questa necessità di concretizzare questo incontro in qualche modo, di continuare
a fare network, a sentirci, a organizzare sì altri eventi, ma anche qualcosa di più concreto, senza dubbio. Grazie. In ogni caso, pandemia permettendo, ci vediamo tutti a Palermo ad agosto. Pandemia permettendo, esatto. Con il bando che abbiamo vinto proprio per i cittadini, si spera. A presto, buon acqua tutti. A tutti, ci vediamo in acqua. Bello, ci vediamo. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Buona serata. A sempre.